Quanti siamo tutti insieme contemporaneamente? Quante maglie! Belli che siete! C'è un divano vuoto, c'è un divano vuoto, tre uomini meravigliosi e poi ci siamo noi due. Poi ci siamo. Ciao, come stai? Buongiorno, buongiorno Pier. Buongiorno, tutto bene, caffettino fatto. Avete preso il caffè, ragazzi? Buonasera a tutti, dal Zero Kulusevski, Simeone, Ronaldo, Beira. Come state? Come va la quarantena? Tutto bene, grazie a te. Io sì, bene, mi sono fatto il caffè, sono qua pronto a commentarvi. Tutto bene, grazie. Aspetto grande spettacolo. Da chi partiamo, Ivan? Allora, il primo match sarà Simeone del Cagliari contro Salcedo del Verona. Allora, dottor Salcedo, come affronterà questa sfida? Sta giocando molto alla PlayStation. Che sta facendo in questi giorni di quarantena? Mazza, bello con la maglia, proprio con la maglia ufficiale. Bello, buono. Ah, tutto bene, no? Giocare, gioco. Però ultimamente non ero tanto... Non mi stavo allenando. Ecco, ma che stile di gioco hai? Giochi un calcio offensivo, un calcio speculativo? Che fai? Offensivo. Prego e basta. Offensivo, offensivo. Hai capito, Ciolito? Che cosa ti aspetta? Perfetto, perfetto. Ho capito tutto. Un po' di garra. Io metto, un attaccante. Io faccio l'Atletico Madrid 4-4-2. Chiaro. Mi ricorda qualcuno? Mi ricorda qualcuno? No, mi ricorda. E poi non so giocare, non sono tanto bravo. Ci metto di buona difesa e basta. Garra. È il garra. Ciolismo. Il ciolismo in purezza. Spirito, ha commentato con l'Atletico Madrid e Liverpool. Grande. Vabbè, ritorno è stato pazzesco. Ivan, vogliamo partire? Come funziona? Raccontaci la formula, tu che sei tutto, tu che sei un uomo che sa tutto. L'uomo dalle mille risposte. No, allora, oggi più o meno funzionerà come l'ultima volta. Ci saranno quattro, appunto, giocatori che si sfideranno nella fase a gironi, partita secca, nessuno eliminato. Al termine della fase a gironi ci sarà, ovviamente si gioca FIFA Ultimate Team, quindi con settaggi competitivi ufficiali. E al termine della fase a gironi il primo sfiderà il quarto, il secondo sfiderà il terzo, e chi vincerà questo mini torneo se la vedrà con il vincitore della scorsa settimana, Polly Rola, il campione in carica, in una finale andata e ritorno. Che ci sta, dove è Polly Rola in questo momento? A casa sicuramente, ma ci sta guardando sicuro? Credo che debba studiare forte, anche lui. Forte Polly Rola. La scorsa ha vinto in finale contro Ianto, una doppia finale bellissima. Vabbè ragazzi, partiamo allora per Ronnie e per Dejan, un'occasione per studiare intanto i vostri avversari, il dottor Kulusevski che mangia, che cosa si mangia prima di una frutta, partita? Frutta. Anch'io solo frutta e verdura, io alimentazione equilibrata perché non voglio appesantirmi. Va bene, partiamo ragazzi, vai. Abbiamo già la prima sfida e abbiamo Ciolito dunque con un 4-4-2, atteggiamento molto prudente, molto grintoso però in mezzo al campo, contro il professor Edi Salcedo, che vedo già pronto con maglia ufficiale. Tutti e due, ma siete tutti e quattro con maglia ufficiale, siete belli come sole, eh? Anch'io mi sono messo, ma no, io non ce l'ho. Super professional. Va bene Ivar, ci vuoi ricordare qualcosa sui settaggi mentre forse possiamo cominciare con la prima sfida? Ma come dicevo prima, si gioca con FIFA Ultimate Team, quindi ogni giocatore ha a disposizione la sua squadra che si è creato attraverso la modalità, facendo appunto acquisti sul mercato oppure spacchettando con i pacchetti di FIFA. Con Ultimate Team? Sì. Ma non era Ultimate Team? Era normale, squadre normali. Ah, è normale? Sì, squadre normali. Era squadra normale, sì, dovevamo usare le nostre squadre. Ok, allora scusatemi, ritiro tutto, nessuno mi aveva avvisato di questa cosa. Vabbè, ma sono... La scorsa settimana avevamo fatto Ultimate Team, questa settimana quindi ognuno con... Quindi giocherete con le vostre squadre, il Cagliari, il Verona e via dicendo. Okay. Ecco, Dejan, se vuoi mettere la telecamera in orizzontale puoi farlo, se ti va. Se no ti vediamo... Cioè se vuoi fare quello slanciato... ecco, vedi che qualità è questa... Questa è una signora inquadratura, Gio, invitami tu, Gio. Ma chi sei, Kubrick? C'è una cosa davanti alla telecamera, fantastico, bellissimo. Se lo cade. Era bellissimo. Se poi, quando fra 20 anni lascerai il calcio giocato, puoi fare il regista cinematografico. Bellissima inquadratura. Allora, partiamo col primo match. Siamo pronti? Se la regia
ti fanno vedere, diciamo, il tutto. Ricordiamo la formula, dunque, quattro giocatori, girone all'italiana, solo a data, quindi sei partite che stabiliranno la classifica, poi le due semifinali in partita secca, la finale in partita secca, e poi però il vincitore affronterà il vincitore della scorsa settimana. La settimana fa Linola ha vinto contro Pisacane e in finale contro Ianto si è laureato campione, dunque ci sarà questa super sfida tra il vincitore di stasera e quello della settimana scorsa. Bene, io ho esaurito gli argomenti, spero che adesso partano le immagini. Vi parlo della mia guardia. Io ti posso dare un piccolo aneddoto, Pier. Giocare con le squadre non di Ultimate Team è leggermente differente a livello di gameplay, è un gameplay un po' più lento. Meno rapido, diciamo. Comunque anche farvi vedere che io non è che perdo tempo qua, c'ho un Arsenal terzo in classifica ma che ha già vinto la Carabao Cup, e in questo momento nel mio mondo parallelo è il 17 marzo del 2031, ecco, volevo dirvelo perché magari... Quindi non è più il Leeds United. No, il Leeds United l'ho lasciato perché è arrivata l'offerta dell'Arsenal e... Gio, tutti 85 devi mettere, Gio. E come ho? Ah, tra l'altro si gioca tutti con rating 85, un altro piccolo aneddoto importante. Quindi tutti i giocatori partono con lo stesso overall a livello di con il triangolo della carta. E questo è molto, molto bello, molto positivo. Il triangolo non pare essere. Praticamente ci darà la possibilità di fare una partita completamente equilibrata, giusto? Sì, esatto. Sì, ovviamente poi bisognerà vedere quali sono i giocatori più forti all'interno di FIFA, perché comunque pur avendo tutti 85 ci sono delle statistiche migliori per alcune carte, ovviamente. Assolutamente. Bene, bene, siamo pronti. Io non vedo praticamente però no, non sappiamo come mettere per tutti 85, vero? Anche io. Questa è una bella domanda, ragazzi. Io vorrei vorrei veramente dirvi come si può mettere 85, ma non so. Ci sta sicuramente 85. L'impostazione nella partita, nel prepartita, però di preciso adesso così non riuscirei ad aiutare. Sono riuscito eroicamente adesso a vedere un'immagine. Va bene, va bene, e quindi spero che ci sia qualcuno in questo momento, no? Come quando c'è il bar. Ci staranno lavorando al VAR per... speriamo il silent check, immagino adesso ci sia un silent 85, no? C'è qualcuno che porti a 85 tutti i giocatori attività, insomma. Chiedo ai due che giocheranno fra un po', come state passando la vostra quarantena? Bene. Tranquillo, tranquillo. Che si fa? Riuscite a allenarvi un po' dentro casa? Che fate? Con la famiglia. Io faccio un po' di allenamento dentro di casa, però non è diverso, no? No, di no. Io pure la mattina comincio e faccio un carboidrato, così, ma subito una fettuccina verso mezzogiorno e mezza per non perdere l'allenamento. Poi metà pomeriggio faccio una merenda, poi a cena rimangio la pasta perché non voglio perdere, capito, il ritmo. È molto, molto importante questa cosa. Ma voi vi allenate seriamente? Immagino, avete il tapirulano a casa, fate delle corsette sul posto. Fate. Sì. Abbiamo la società, hanno mandato la bicicletta, qualche cosa per evitare. Sì. Certo. Per poter, insomma, non perdere il tono muscolare. Sì. Signor Kulzeski, lei che fa? Legge libri? Io sono a Svezia. Ah, certo. E qua si può uscire. Quindi io mi alleno, riesco a allenarmi fuori anche, cioè ogni giorno. Certo. Sono fortunato. Ogni paese ovviamente ha giustamente la sua procedura, basta rispettare le regole. Ma io volevo chiederti, fa freddo lì? No, fa caldo. Caldo. Classico caldo verese, proprio una temperatura. No, cioè fa freddo all'inverno. Certo. Quando inverno fa tanto freddo, però adesso no. Certo. Assolutamente. Svezia sud? A Stoccolma. Allora, ragazzi, se volete vi posso dire come... Gablastan, città vecchia, bellissima. Esatto. Mamma, quanto mi piace. Ragazzi, siete riusciti a mettere il rating 85? Perché se no vi posso dire più o meno come si fa. Allora, dovete andare su Seleziona squadre, come avete scelto la squadra, cliccate triangolo in mezzo, dove c'è scritto rose. Ah no, quindi usciamo di nuovo dalla partita perché eravamo appena entrati. Sì, alla scelta delle squadre dovete andare.
Ok, andiamo, usciamo. Una volta scelte, cliccate triangolo dove c'è scritto rose. Esatto, e poi daremo il via a questa competizione, queste sei partite del girone, le due squadre. Gio, che? Okay. Ti invito a guarda. Mandami l'invitazione tra. Ok. No. Okay. No, invito di nuovo. Poniamo, sì, voglio porre l'invitazione. San Salvo. Cinque. Ahí va. Senti, invece, vedi, Gamla Stan, vabbè, è pazzesca, è la città vecchia di Stoccolma. Stoccolma è meravigliosa. Io sono stato un po' di volte, veramente un posto... Ti è arrivato? Ti è piaciuto? Sì, 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 perché mi piace molto l'acqua come elemento. Quindi tutte le città che hanno canali, laghi, insenature mi piacciono molto e devo dire che Stoccolma è veramente fantastica. Forse mi piace più di Copenaghen, no, più di Amsterdam, va. Devo essere... Va triangolo. Mi piace tanto. Poi ci si va un po' meno forse dall'Italia, un po' meno politica, no? Per gli italiani almeno. Sì, sì. Gli italiani sono ovunque, sempre. Quando si poteva viaggiare, vi ricordate prima del coronavirus? Quando si poteva viaggiare, si prendevano gli aerei, i treni. Vabbè, ma ci torneremo, dai ragazzi. Dobbiamo resistere, ovviamente. Sappiamo no, che non c'è. I virus vanno via se noi... Avrei una richiesta, se posso. Prego, prego. No, ti volevo chiedere se potevi salutare i modificati di Telegram. Li saluto i modificati di Telegram. Grazie, Pier. Perché sono un gruppo di... Un gruppo di Telegram di umani, amici che ci seguono. Esseri umani di grande qualità, ovviamente. Certo. E, è bello questo momento in cui stiamo tutti aspettando questo settaggio a 85. È bello. No, ma no, non sappiamo come... Amistoso online. Boh, ora vediamo di nuovo. Io avrei anche... Sempre rimanendo a FIFA, una sfida importante che mi attende. Ho appena battuto 2-0 la Aston Villa in Coppa d'Inghilterra. Mi è appena arrivata anche in questo istante un'offerta per allenare la nazionale egiziana, ma al momento voglio concentrarmi solo sugli Anders, ragazzi, perché non fare troppe cose insieme non... c'è Rodrigo, te, volta. Che mi ringrazia dell'elevato minutaggio. Mi sto concentrando. Rodrigo. Anzi, ti rispondo pure e dirò che dirò. Apprezzo il tuo impegno, così si gasa sempre di più e devo dire che veramente questo gioco è pazzesco. Sì, però non si può. In questa quarantena, non si può, non sappiamo farlo all'85. Non siete riusciti, ragazzi? No, non c'è. Sappiamo. Ecco, quindi non c'è il triangolo. Come vogliamo fare, dottor Diego? Lei che è esperto. Che facciamo? Io chiederei l'aiuto del pubblico, nel senso l'aiuto da casa in questi casi, per citare Gerry Scotti. Vogliamo giocare con le quattro squadre, no, propongo, con le quattro squadre così come sono? Insomma, credo che un gioco più o meno sia... Sì. Se non c'è un aiuto tecnico che arriva in supporto, io direi di sì, Pier. Sì, io non ho problemi. Potrebbe essere più o meno dello stesso valore. Così sì. È anche divertente, mi potrei schierare. Non lo so, io propongo, non vorrei rompere la sacralità del... No. Per me va benissimo. Vediamo se in chat mi arriva qualche indicazione. Vediamo se nel frattempo qui mi arriva qualche indicazione. Ecco. Allora, dovete andare in amichevoli online, ragazzi, e poi fare quel discorso lì al momento della scelta delle squadre. Non a calcio d'inizio, dovete andare amichevoli online. Sì, sì, l'abbiamo fatto. Ah. L'avevo mandato, ma non mi esce no. Il triangolo. L'ho invitato, ora siamo di nuovo dentro, aspettando, cioè facendo i cambi, però comunque... Ma prima di scegliere la squadra, voi dovete premere il triangolo, però. Sì, sì, però non c'è. Ah, non c'è. Però... Vogliamo fare il metodo... Sì, ma non c'è il triangolo. Aspetta, scrivo in chat, vediamo se vogliamo fare squadre tradizionali. Ecco, qua. Ecco, facciamo giocare con le squadre normali, perfetto. Allora... Mi arriva la conferma sotto forma di telefonino, ecco qua, arriva, qualità totale, vedete, è carta canta, mi è arrivata la conferma. Quindi prendiamo le squadre normali, quindi Hellas, Cagliari, Samp e Parma, e direi che giochiamo con quelle. Vi va? Dai. Sì, sì. Sì, sì. Sembra una buona idea, dai, così vediamo anche se nella realtà virtuale vi è stato riconosciuto il vostro merito, il vostro talento, cioè, se siete più forti dal vivo o dalla play. Questo è dai, ci siamo. Grande interrogativo. Ci siamo? Si comincia? È la Cagliari? Sì. Si parte così? Va bene, perfetto, mi piace.
mentre il professor Kulusevski sta studiando la situazione. Com'è il tempo oggi a Stoccolma? C'è il sole? Sì, sì, c'è il sole. Sono appena tornato, ho giocato calcio con gli amici. Che beata te, beata te. Che fortuna. Da fortunato. Sì, non giocare a pallone, che sono una schiappa molto brutta, però voglio dire, comunque uscire, vedere degli esseri umani. Esatto. Cose di questo tipo. Si comincia. Allora, dottor Grieco, oggi io vorrei lanciarla in telecronaca, perché lei ha del talento, quindi se lei è d'accordo, lei comincia, io faccio la voce tecnica. Va bene, l'unica cosa è devo capire come ingrandire lo schermo. Sì. Beh, c'è Maingolan che ha girato verso Nard, quindi calciatore è subito un Cagliari versione tiki-taka, eh? Proprio possesso palla prolungato e prima iniziativa 3 minuti e 40 sul cronometro. Ok, ce l'ho fatta. Magari chiederei alla regia se è possibile di alzare leggermente la qualità, perché io personalmente non riconosco neanche i nomi a momenti. Comunque. Però sotto comunque sì, non sì. Mi la ecco. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Quindi, allora. Vi siete schierati? Spero di sì, no? Davanti. Spero di sì. Allora, speriamo. Sì, vado? Vai tu? Vai, facci sognare. Ok, Verona in possesso di palla con Amrabat, poi Verre lo scambio con Borini in area di rigore, la conclusione da parte di Borini. È subito il vantaggio del Verona con Salcedo, subito un'azione prorompente per vie centrali, conclusione a botta sicura da parte di Fabio Borini, nulla può il portiere del Cagliari, si parte forte dunque per l'Elas Verona. 1-0, sì, insomma, il Ciolito aveva detto che non era proprio fortissimo, vediamo, dopo 9 minuti di sospetto ce l'abbiamo, ma non è detto, perché c'è una vita da giocare. E comunque la tattica è sempre la stessa, eh? Possesso palla prolungato, caccia dello spazio giusto per mettere in difficoltà la difesa avversaria. Ancora il Verona che prova ad uscire con Faraoni, che ha girato nella zona di Veloso, prova a salire Veloso, palla verticale verso Borini, altra apertura, eccolo Salcedo, proprio lui, guarda Salcedo, uno contro uno. Che corsa, che gamba, che passo, cacciatore in pressione, ancora Salcedo, quindi Veloso, palla per Borini, dentro Borini, può pensare alla conclusione, Borini, tocco in mezzo, salvataggio miracoloso, a un passo dal 2-0, fin qui molto meglio l'Ellas. Decisamente grande partenza da parte dell'Ellas Verona di Salcedo, che continua ad attaccare sempre per vie centrali con Veloso, in avanti ancora per Salcedo, di prima per Borini, il solito Borini, il tocco al centro per Verre, l'1-2, buona la chiusura questa volta da parte del Cagliari, che riparte velocemente in contropiede, l'1-2 con Simeone che riceve il pallone, prova a lanciarsi in percussione centrale, buona la chiusura da parte di Salcedo con la sua difesa e poi pallone allontanato, ma ancora il Cagliari che insiste, Simeone, conclusione da fuori dal limite dell'area, gran botta, poco precisa, ma comunque il Cagliari c'è. Cagliari c'è, l'ha dimostrato con questa conclusione dalla distanza e in generale con un atteggiamento negli ultimi minuti un pochino più propositivo, anche se qualche istante prima ricordo che il Verona è andato a un passo dal 2-0. Io ho la mia immagine, non so perché, sul lato destro dello schermo, quindi ovviamente non vedo la porta di destra, tu non sai. È bella, devo dire che sono anche un po' di allora, aspetta un attimo, vediamo. Ok, se in alto puoi premere il tasto e toglierle. Dici, eh? Ho provato varie volte. La prima webcam. Il tasto quello tutto a sinistra. Io vedo mezzo pazzo, stato vabbè. Intanto qui c'è stata la prima ammonizione per un giocatore del Cagliari e dunque calcio di punizione per Verona, battuto subito con Borini che ha tentato il colpo di tacco, ancora Verre ad alimentare la manovra offensiva, Borini di prima per il ritorno di Verre, poesia in movimento, 2-0 per il Verona al 23esimo. Sì, azione bellissima, scambi stretti, accelerazione improvvisa, Hellas sul 2-0, qui l'entusiasmo comprensibile di voto di giallo-blu, rivediamo, veramente perfetto, spietato al momento della conclusione, raddoppio di Verre, dunque 2-0 per l'Hellas che fin qui sta dominando la partita, anche se non dimentichiamo che sul 1-0 c'era stato proprio Simeone protagonista di una palla gol importante. Eh sì, un tiro da fuori molto pericoloso, molto potente, che non era uscito di tantissimo. Vediamo se ci sarà la reazione da parte del Cagliari dopo questo 1-2, anche se qui Simeone sbaglia un tocco abbastanza semplice in apparenza, Amrabat che allarga ancora per Salcedo, lo scambio
poi di Borini, che riceve il pallone, resiste ad un contrasto falloso secondo il direttore di gara, che lascia proseguire per il vantaggio, si rialza il giocatore che era caduto a terra, allora Borini spalla la porta, bello, tocca ancora per Verre che si inserisce, carica il destro Verre e qui grande risposta da parte del portiere del Cagliari, Cragno se non erro, qui anche giallo, giallo, sì, per allora, giallo per calciatore, giallo, giallo, tarchetta amarilla, visto? è tutto molto... Ah, attenzione, si è fatto male Salcedo, clamoroso, lesion, incredibile, Salcedo che sta giocando, è una cosa clamorosa. Non si è scaldato abbastanza, Pier. Sì, giallo e tarchetta amarilla invece per calciatore, mentre Lellas continua a giocare, ma a questo punto penso che Salcedo farà il cambio, no? Che vabbè, è d'accordo che si vorrà bene, Salcedo, vorrà schierarsi, no? I costi, insomma. Quindi... 2-0 e partita fino a questo momento dominata dall'Hellas, anche se c'era stata quella palla gol importante per Simeone per portare sull'1-1 il Cagliari. Buon recupero da Ingolan verso Joao Pedro, che prova ancora, apre la zona di Nandes, suggerimento verticale, detto bene da Brabant, ripartenza, eccolo Salcedo, non al meglio dopo l'intervento precedenza di parte di Cacciatore. Insomma, situazione fino a questo momento abbastanza tranquilla, abbastanza comoda per l'Hellas, che sta manovrando con efficacia. Però attenzione a Simeone dall'altra parte, chiuso al momento del dribbling decisivo, quindi Salcedo che cambia, rimane stoicamente in campo Salcedo, Ivan. Sì, è stato davvero coraggioso a non chiedere il cambio, evidentemente era solo un dolore iniziale, Pier, alla fine. Ma la domanda, se ne è accorto secondo te oppure... Beh, questo è un bel quesito, dopo glielo chiediamo a fine partita. Poi non si proseguisce nemmeno. Intanto qui c'è un fallo, vediamo se era dentro l'area, forse è leggermente fuori. Sì. Ah no, è dentro, rigore. Rigore. E allora Verre contro Cragno. Parte Verre, la paratura di Cragno! Che un braccio sinistro, Sì, con la manona. La mano di richiamo. Favoloso questo intervento. Calcio l'angolo battuto dentro, Cragno che allontana con i pugni. Prova ad uscire il Cagliari, vediamo la ripartenza da parte di Rog, viene chiuso all'intervento di Günther, quindi Veloso, ancora Salcedo, Verre, ovvero sempre spigliata l'azione dell'Ella, Amrabat, Verre, altro tocco verso Borini, fa del pallone Borini, grande taglio in mezzo per Amrabat, e alla fine Zaccagni all'occasione, colpo di testa in anticipo, un passo dal 3-0, l'Ella che gioca un calcio spettacolare. Davvero grande spettacolo per Salcedo, che sta dando grande prova della sua bravura su FIFA. Siamo al 44esimo, vediamo se Simone riuscirà ad accorciare le distanze sul finale di primo tempo. Ancora un'ottima chiusura difensiva da parte dell'Hellas, che può ripartire per l'ennesima volta, sempre per vie centrali. Poi di nuovo a sinistra Salcedo, buona la finta. Di nuovo a proporsi c'è Amrabat, molto cercato dai compagni in questo primo tempo. Verre. L'1-2 ancora con Borini la tiene però al limite dell'area, conclusione quasi improvvisa da parte dell'ex giocatore di Roma, Liverpool e Milan, calcio d'angolo battuto dunque ancora dal Verona, pallone che si impenna, la fa sua Cragno in due tempi e finisce il primo tempo, Pier, un 2-0 abbastanza netto in favore di Salcedo. Abbastanza netto, direi risultato meritato, anche se probabilmente il gol di Cagliari avrebbe meritato, forse il 3-1 sarebbe stato il risultato più giusto, perché non sono mancate le emozioni, fra l'altro Hellas che non ha minimamente risentito del problema fisico per Salcedo, no? Che ha continuato a giocare. Reanudación del partido. Siamo in ambiente spagnolo, capisci? Del resto, sì. Ci mancherebbe altro. Stiamo con esos dos chicos che stanno jugando un partidazo con el Hellas de Verona che sto a 0 adelante del Cagliari di Ciollito Simeone. Bueno, allora, rimessa laterale per il Cagliari, pronto a battere la Cacciatore, vi ricordo, ammonito nel primo tempo, quindi Clavan ha girato verso Cepitelli, il giro palla si completa verso Pellegrini, pallone però impreciso, sarà rimessa laterale per l'Hellas, e anche da questi errori in fase di impostazione, questi errori abbastanza banali, insomma si vede un po' di difficoltà, no? Sì, decisamente più difficoltoso il giro palla da parte del Cagliari, qui invece il Verona con un ottimo 1-2, sempre per via centrale, sempre con lui, Fabio Borini, fa 3-0 al quarto della ripresa, davvero prestazione con la P maiuscola. Questo Salcedo, a differenza della scorsa settimana, Pier, qui partiamo senza conoscere nessuno, perché la scorsa settimana... almeno un po' di Lirola l'avevo visto, insomma, giocare prima del torneo. Qui, è personalmente, non ho visto nessuno.
ma questo Salcedo mette paura, ecco, Lirola stia attento, prenda appunto. Sì, 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 devo dire che Lirola, ci aspettavamo, occhio alla ripartenza del Cagliari, arriva il gol del 3-1. L'orgoglio del Cagliari, del Ciolito, col gol del 3-1 che adesso in qualche modo riapre la partita, anche perché siamo al 52esimo, con Joao Pedro, davvero straordinario, la sua accelerazione, gli diamo. Joao Pedro presente nel mio fantacalcio, una sicurezza. Io invece ho il Ciolito in uno, io ho due fantacalcio, uno quello storico dei miei amici, che gioco addirittura pensa al 1992, non eri ancora nato. E poi sono nato nel 92, quando lei... Beh sì, non ero ancora nato effettivamente, perché sono il primo luglio 92 io. Incredibile. Incredibile, sei il primo luglio 92, beh, interrompo il collegamento, buonanotte, grazie. No, in realtà noi avevamo iniziato nel dicembre 92, però vabbè, comunque cambia poco. Cambia poco. E ti dicevo che quindi invece l'altro fantacalcio, che è quello che ho fatto con gli amici di Ushmeiser, insomma, una cosa benefica, nel quale fra l'altro era in testa la classifica con Trevisani, che diceva perché giochiamo, perché era convinto che dominava lui, cioè Trevisani è tipo quinto in classifica, una roba del genere. E poi chiaramente purtroppo stanno sospeso tutto per motivi ben più tragici, però lì ho il Ciolito che insomma mi dà anche delle soddisfazioni, devo dire la verità, insomma. La mette. Palla buona ancora per Zaccagni. Cross in mezzo e qui stava per metterla invece ancora una volta l'Hellas. Il tocco dentro di Zaccagni. Ottimo intervento di Cragno che ha salvato. Veloso sul punto di battuta del calcio d'angolo. Ancora Cragno che allontana con i pugni. Günther fa la caccia del pallone. Prova a tenerla viva. Diventa ancora buono lo scambio con Borini. Ancora Amrabat che difende il pallone. 41esimo in corso. Palla verticale. Chiuso Verre. Ottimo l'intervento difensivo da parte del Cagliari che prova adesso a distendersi. Un Buller è andato in copertura, adesso Amrabat che recupera il pallone, ancora Salcedo che resiste ancora eroicamente, stoicamente in campo, ottima la lettura da parte della difesa del Cagliari, palla in out, minuto 63, si rimane sul risultato di 3-1, ma insomma devo dire che da parte del Ciolito comunque c'è stato il gol dell'1-3 e adesso un atteggiamento comunque sempre in partita, e infatti guarda, eccolo Pier, eccolo Simeone, guarda, lanciato in porta, guarda, uno contro ecco, uno Simeone, la piazza! No, clamorosa l'occasione per il 2-3, bravissimo qui il portiere dell'Hellas che salva la propria porta a un passo dal 2-3 il Cagliari. Sì, davvero grande occasione da parte di Simeone in questo contropiede con il Ciolito lanciato in porta in uno contro uno. Devo dire che forse doveva tirare di potenza in quell'occasione, ha preferito la precisione, non è stato premiato. Comunque bravissimo il portiere del Verona. Grande occasione, Simeone ancora vivo al 68esimo, ci riprova ancora con Joao Pedro sulla sinistra. Al centro poi per il Ciolito, ecco Rajana Ingolan, vediamo se illumina lui, il doppio passo del Ciolito, in area di rigore, ancora conclusione, di nuovo parata da parte del portiere dell'Hellas, ma calcio, un'altra partita. Sì. Si sta veramente esaltando in questo secondo tempo la squadra di Simeone, anche se il risultato rimane favorevole all'Hellas con punteggio di 3-1, Amrabat, e chiaramente adesso Salcedo potrebbe anche provare a ragionare, a giocare un po' col cronometro, a far passare i minuti, perché non ne mancano più molti. 18 più recupero al termine, ancora il Cagliari, pericolosissimo con l'azione, ancora Joao Pedro, grande riflesso, poi Lazovic prova a rendere il calcio d'angolo e ci riesce, ma di fatto riconsegna ancora il pallone al Cagliari in area di rigore avversaria, la conclusione, ottima risposta di Silvestri, qui insomma ancora una volta un passo dal 2-3 il Cagliari. Sì, sta proponendo davvero un bel gioco in fase offensiva, in questa fase Simeone ci sta credendo, ancora due gol di scarto, non è stato fortunato, anche complice due ottime parate di Silvestri, adesso occhio al contropiede per Lazovic che si lancia fino in fondo e poi al tocco al centro per Salcedo che non riesce a trovare poi l'impatto con il pallone, occasione dunque fallita per il Verona, siamo già dall'altra parte con Rajana Ingolan, superata la lunetta di centrocampo in verticale, bene per Simeone che è un po' isolato, non riesce a difendere il Ciolito, alla fine insiste e va anche alla conclusione, troppo alta però per impensierire Silvestri, ancora un'occasione fallita dal Cagliari che ora deve stare attento al cronometro come giustamente dicevi tu, 12 minuti anzi meno. Vediamo se riuscirà a rendere questa partita frizzante fino alla fine, almeno segnando il 3-2. Eh sì. Devo dire, adesso veramente... Simeone, sempre sulla tre quarti, poi Nainggolan al limite. La sterzata, prende la mira il ninja! 3-2! La riapre Nainggolan! 3-2 all'82esimo. Adesso, insomma, l'Hellas dovrà palleggiare, dovrà far passare i minuti che mancano, che non sono molti, ma non sono nemmeno pochissimi. Insomma, l'Hellas avanti 3-2, la partita che stava dominando in questo secondo tempo, è venuto veramente fuori l'orgoglio del Cagliari,
l'atteggiamento del Ciolito, la sua squadra e anche delle qualità individuali importanti come quella di Nainggolan che ha portato al gol del 3-2. Possesso ancora per l'Hellas, 84-40 sul cronometro, pallone che viene controllato. Ancora chiara la resta la tattica, no, da parte di Salcedo, che è quella di far passare il tempo con questo fitto possesso palla. Buono il tentativo però con il recupero del Cagliari, con Gio Pedro che prova a salire a caccia del gol del 3-3, 86-30 sul cronometro, ancora Gio Pedro, occhio alla sua avanzata, Gio Pedro, l'apertura verso Pellegrini, sale bene Pellegrini, possibilità per uno contro uno, Pellegrini ancora, riapre in mezzo su Nainggolan, chiuso al momento di una possibile conclusione, non è finita poi il tiro dalla distanza e quindi nessun problema per Silvestri che vede il pallone altissimo sopra la sua traversa. Qui Pier, adesso il Verona deve difendere assolutamente, deve tenere il pallone più tempo possibile, se dovesse perderlo ora concederebbe l'ultima chance al Cagliari con il favore anche del famoso momentum, eccolo il pallone dunque perso dal Verona, incredibile, e poi lo recupera, come frettoloso qui Simeone, lo recupera di nuovo ancora, sempre con il Ciolito, uno contro uno, niente da fare, non riesce a saltare l'uomo, forse siamo ai titoli di coda, vediamo se la tiene Silvestri senza sprecarla, spazza via in avanti Salcedo, ancora un colpo di testa però che favorisce l'intervento del Cagliari, Nainggolan, conclusione! Fuori. Però insomma devo dire che il Cagliari non può riprovelarsi molto, perché ha veramente reagito con grande forza. Mi sa che abbiamo fatto però la 6 minuti, può essere Ivan? Ah, forse sì, non hanno messo 4 minuti a tempo. Adesso glielo diciamo, perché insomma la formula era questa. Allora, da chi partiamo? Io partirei dal Ciolito, che ha fatto un grande secondo tempo, la stavi rimettendo in piedi, Allora, non me l'aspettavo nemmeno io, andava molto male, quello è la parte normale, il primo tempo è la parte normale, il secondo non lo so, mi sono illuminato. Ho cominciato a capire alcune cose, niente. Ho fatto quello che non ho fatto il primo tempo, si vede. Un mezzo miracolo, devo dire, nel secondo tempo. Eddie, tu hai giocato, ti sei tenuto in campo nonostante un infortunio, ma ti eri accorto che ti eri fatto male? No, sì, sì, me ne ero accorto, però a volte succede che è un infortunio momentaneo, c'è il dolore, però infatti ha resistito e basta. Come in campo, che grande. E hai portato a casa la vittoria, anche se nel secondo tempo c'era un Ciolito completamente diverso, ha giocato benissimo nel secondo tempo. Sì, in realtà tempo... ha giocato mio fratello, ha giocato che è dietro di me. Secondo te... Di la verità che tempo, mi sembra che lui abbia messo pressione alta tutti. Stavo iniziando già a sudare, altra due stavo già sudando. Alla fine l'hai portato a casa. Va bene, per i 3 punti sono per il professor Salcedo. Vedo che Kulusevski ha preso un... Che hai preso? A parte che è un quadrupede, che c'è lì? Un cane, un gatto, che è? Splendido. Come si chiama? È mia sorella. Come si chiama? Ciao! Si chiama Nala. Mawa. Nala. Ciao Mawa. Ciao. Nala. Ronny, sei pronto? Molto concentrato, Chi gioca ora? L'ora 2? Sì, ora c'è Samp Parma, ragazzi. Oggi, sì, adesso c'è Samp Parma. Ragazzi, mettere 4 minuti di durata al tempo, altrimenti finiamo dopo la mattina alle ore 8.50. E, no, anche perché la formula era quella. E, ci siete? Ronny, sei pronto? Sì. Bene. Grande qualità. Che tattica? Ci potete dire qualcosa sul modulo? Kulusevski, come si schiera lei? Ma se cambio formazione penso che mio mister si incazza, quindi provo a giocare come abbiamo giocato fino adesso. Come gioca lui? Invece Ranieri che dice? Ronny, che dice? Il 4-4-2. Meno come giochiamo noi anche. Certo, anche perché... Il mister là, no, si mette, no? Il sergente si arrabbia. Abbiamo cambiato qualcosa. Come si fa a mettere 4 minuti? Impostazioni, direi. Durata a tempo. Impostazioni. Potrei anche scegliere probabilmente le condizioni. Impostazioni di gioco. Non so se vogliamo giocare a Stoccolma, all'Arlanda. Arlanda, no? Lo stadio. Sì. Vogliamo giocare a Luigi Ferraris, Babalandi, Amarasi oppure al Tardino. Va bene, quindi Parma Samp pronti mentre vedete il Ciolito che si sta così riposando. C'è il gatto che c'ha un po' di cose. Cioè, qui il mio gatto sta dormendo. Come si chiama? Coco.
Quindi mala, coco, altri animali domestici da dichiarare in casa, qualcun altro? Niente, niente. Kulusevski ha bevuto la pozione che gli darà grandi poteri, secondo me, Pier. Esatto, è quello il segreto. Tra l'altro tutti con joypad colorato, di grande classe, di grande classe. Design incredibile, personalizzato. Va bene, vai, si comincia. Si comincia dunque con Parma-Samp, dopo la vittoria di misura del Verona sul Cagliari. Ora cerchiamo di capire quale di queste due squadre potrà ottenere magari i tre punti per pareggiare i conti proprio contro il Verona. Subito la Samp che recupera un pallone con Manolo Gabbiadini, lo passa a Quagliarella. Conclusione di Fabio Quagliarella, subito ad incrociare con un destro potentissimo. Non trova lo specchio della porta per un niente. Subito grande chance per la Samp. Adesso rimessa dal fondo, battuta dal portiere del Parma e ora può impostare Kučka. Si propone a destra Darmian che in verticale prosegue proprio per Kulusevski e prova a danzare sul pallone, si libera bene di un avversario, lato corto destro dell'area di rigore, rientra sul mancino, buona la chiusura da parte di Colley e poi lancia in avanti Linetti, poi Ekdal ad impostare lui, chiede il supporto proprio di Vieira. Ramirez in verticale sulla destra per Berezinski, attenzione alla sua rapidità, la sterzata da parte del terzino della Samp, cross in mezzo a cercare il secondo palo, buona chiusura difensiva da parte del Parma che riparte, 9 minuti subito, ottimi ritmi. Sì, Kulusevski con grande saggezza ha toccato verso Hernani, poi alla verticale Cornelius ha servito nuovamente Hernani, con possesso ancora per il Parma che manovra con Kučka. C'è largo il movimento da parte di Kulusevski che può ricevere. Eccolo Kulusevski verticalmente. Buono il tocco per Cornelius. Cornelius cercava l'appoggio in mezzo. Letta bene questa situazione della difesa della Samp che prova ad uscire con Ekdal. Quindi Gabbiadini che viene servito in posizione verticale. Quagliarella, ancora Gabbiadini. Buono il fraseggio fra i due. Appoggia su Linetti. Manovra il pallone di Linetti. Ancora verticale su Gabbiadini. Possibilità per uno contro uno. Bruno Alves. O Zagueiro portoghese, difensore portoghese in pressione, grande monumento del calcio mondiale, Bruno Alves. grande giocatore. Sì, è stato un grande giocatore e rimane un ottimo giocatore. Possesso per Hernani, palla verticale a cercare Gervinho. Eccolo Gervinho, ex Arsenal, ex Roma, palla in mezzo. Promessi di Raucedi, che sarà stato il caffè. Grande lettura da parte di Colli, in una situazione che si era fatta abbastanza complessa. Decisamente, in qualche modo è riuscito a cavarsela il giocatore della Sampdoria, Vieira, adesso prova a ripartire sulla sinistra con Murru, superata la metà campo avversaria, poi Linetti al centro per Quagliarella che gira bene per Gabbiadini, prova la conclusione col mancino, ribattuta, alla fine il pallone che termina tra le braccia di Sepe che lo rimette comodamente in gioco sulla sinistra per Gagliolo, poi Hernani, anche lui presente nel mio fantacalcio, che apre a destra dalle parti di Darmian, anche del mio, ad accelerare. Anche del mio. Quello però del 92, quello tradizionale, diciamo. Murru legge bene, è possibilità di ripartenza. Partita molto tattica, 24 minuti mi sembra, no? Tutto in ancora grande equilibrio. Tutto, sì, è tutto in equilibrio, tutto può accadere. Forse qualcosina in più la Samp a livello di occasione iniziale, quantomeno con Quagliarella. Sì, però insomma, sì, quella palla gol importante all'inizio. Ci prova adesso ancora Quagliarella, dentro Gabbiadini, chiuso. Grande intervento difensivo. La ripartenza del Parma che prova con Hernani, quindi Brugman verticalmente su Cornelius, buona la giravolta di Cornelius, quindi Hernani voleva aprire nuovamente ma Tonelli ha letto bene questa situazione, quindi eccolo lì il numero 4 della Samp, mamma mia quanta qualità. Ekdal, Castor Ramirez cerca il tocco dentro, la deviazione, Jacoponi che ho anche lui, un sacco di gente a fantacalcio, ho delle squadre da 23, sì, però 23. E Jacoponi, sì, mi dà grandi soddisfazioni, anche Bruno Alves mi dà grandi soddisfazioni. Jacoponi sta un momento, ha fatto pure dei gol quest'anno contro il Lecce, se non sbaglio, lunedì sera. Bruno Alves è rigorista, o sbaglio? Ma no, ogni tanto, no? Sì, proprio ogni tanto, insomma. Però Bruno Alves ogni tanto la mette, ma anche Jacoponi quest'anno, sì. Abbiamo fatto 3 gol Jacoponi, vorrei dire cose sbagliate, cose inesatte. Calcio di punizione, occhio alla battuta. Prova ancora la Samp con Gastón Ramírez, palla larga, non di molto. Sì, qui forse leggermente egoista. Qualcosa in più il Doria, dai, no?
qualcosa in più sicuramente. Qui leggermente egoista, Gaston Ramirez poteva forse andare per un cross basso centrale, c'era un compagno abbastanza libero al centro dell'area di rigore. Insiste però la Samp ancora con Gdal, che scambia a sinistra di nuovo con Linetti, un po' di spazio per lui, poi ritarda troppo il tocco di ritorno per il compagno. E allora buona la ripartenza da parte del Parma al 39esimo con Kulusevski, prova ad andare fino in fondo, limite dell'area, lato corto destro dell'area di rigore. Colley, ancora un ottimo intervento, buona partita da parte di Colley, fino a questo momento non ha concesso nulla. Partita molto tattica. Tu che sei un esperto di FIFA, come giudichi questo primo tempo? Perché cioè, è un livellamento verso l'alto o verso il basso? No, secondo me sono entrambi molto bravi in fase difensiva, manca qualcosa in fase offensiva. Mi sembra di rivedere il, non dico pisacane della scorsa settimana, però comunque... Occhio, eccolo qua il vantaggio, vantaggio del Doria, minuto 44, ovviamente. Quagliarella non ha sbagliato, grande giocata. Grande giocata di Quagliarella, fuori classe assoluto. Comunque un po' meritato, dobbiamo dire, come avevamo già detto, appunto il vantaggio della Sampdoria. Entrambi difendono molto bene, così come faceva anche Pisacane la scorsa settimana. Dicevo, mancava qualcosina a livello di freddezza in avanti, è arrivato adesso il gol di Quagliarella, insomma, giusto il vantaggio. Ci sta, ci sta. Finisce il primo tempo e finisce sull'1-0 dunque per la Samp, col gol di Quagliarella nei minuti finali. Stavamo commentando un primo tempo, direi, decisamente equilibrato, molto tattico, con poche palle gol, qualcosa in più anche prima della rete di Quagliarella aveva fatto sicuramente la Sampdoria, che poi insomma ha legittimato, però la sensazione è che tutto possa cambiare, no? Sì, è una partita molto molto equilibrata, d'altronde anche come la prima, che aveva avuto però un avvio differente, con un primo tempo dominante del Verona, poi c'era stato il ritorno di fiamma del Cagliari. Qui invece abbiamo avuto un equilibrio abbastanza lineare, a parte qualche scatto da parte della Sampdoria. Ora mi aspetto sicuramente una reazione da parte del Parma. Sì. La qualità c'è, comunque un giocatore come Gervinho, velocissimo, è molto molto importante su FIFA, insomma, anche la rapidità. Sì, direi proprio di sì. La qualità c'è e soprattutto c'è un approccio da parte di tutte le squadre, mi sembra molto... molto attento, cioè mi sembrano due che, per capirci, mi sembrano due che giocano a FIFA, insomma, no? Non so come dirti. Rischiano poco anche. Rischiano poco, cioè mi sembrano anche delle malizie da giocatori abbastanza navigati, no? da videogiocatori abbastanza esperti. Per questo, insomma, la mia sensazione è che sia un livellamento verso l'alto e non verso il basso. Io però penso anche che le squadre di Serie A abbiano deciso proprio di dare giocatori comunque con esperienza, anche magari dopo aver seguito il torneo della scorsa settimana, per rispondere all'Irola. Ci vengono a far bella figura, non è che in campo, sai, tutto amichevole, tutto bello, tutti amici, quarantena, stiamo a casa, per carità, rimaniamo a casa, lo ricordiamo a tutti, fondamentale per uscire al più presto da questa situazione. Alcune persone d'Italia sembra veramente in questo momento sia vicino con l'altro. Mentre intanto c'è una palla gol per il Parma, però poi quando sei in campo la partita la vuoi vincere, è abbastanza normale, fa parte della dinamica più logica dello sport, no? Beh sì, è come quando sei a una partita di calcetto tra amici, come dicevi tu, siamo tutti amici, però quando sei lì alla fine amico vuoi fare bella figura, non vuoi andare a casa con una sconfitta, ecco. Comunque insiste adesso ancora il Parma, che è partito forte in questa ripresa. Kulusevski per Cornelius in area di rigore, la conclusione di Mancino, il pareggio del Parma al 10° minuto con il numero 11 Cornelius. Bella azione da parte di Kulusevski. C'è anche il piede di Kulusevski, qua proprio si è vista la qualità nell'assist di Kulusevski. Rivediamo tutto, gran palla, e poi fa tutto bene Cornelius, mantenendo una grande freddezza al momento del tiro, con un diagonale angolato al punto giusto. Quindi veramente tutto bellissimo, sia l'assist che il gol. 1-1, quando siamo al 58esimo in corso tra Parma e Samp, col Parma che adesso ci prende gusto e ovviamente ha anche più coraggio in questo momento, con Gervinho che va fino in fondo, prova a metterla in mezzo, Gervinho si salva per il momento, e poi per la seconda volta con Colley la Samp ha un passo dal 2-1 in Parma. Brividi nell'area piccola della Samp, insiste ancora il Parma, sempre con Cornelius in mezzo a tre avversari, alla fine riescono a fermarlo in qualche modo, un po' in confusione adesso la difesa blu cerchiata,
che prova a ripartire, ma ancora una volta il Parma ha già recuperato il pallone, un inizio di ripresa davvero straripante da parte di Kulusevski, che insiste ancora con Cornelius, il tocco di ritorno che non si chiude qui, e dunque può respirare la Samp, ancora un errore però in fase di ripartenza. Kuzka, piede in fondo Kuzka, palla per Cornelius, chiusa al momento del tiro da un grande intervento di Colli che riesce ad allontanare. Allora ripartenza per Gaston Ramirez, deve ragionare la Samp, deve alleggerire il momento di pressione giallo-blu. Ancora Ronaldo Vieira con l'apertura verso Ramirez, Gaston Ramirez difende il pallone, pressione su di lui, retropassaggio, palla nella zona di Colli che prova ancora verticalmente, buona la lettura, grande pressione del Parma, Kuzka, appoggio per Cornelius che prova a riaprire, voleva il tocco dentro, sbagliato al momento dell'assist. È davvero una fase complicata per Vieira adesso, che sta faticando molto ad uscire dalla propria metà campo, adesso ci prova sulla sinistra con il solito Quagliarella, però è molto isolato, vediamo se la tiene. Bravo, ci Quagliarella, riesce. Che gran palla, forse poteva cercare lì, sai, invece del cross alto poteva cercare il tocco dentro. Sì, cross basso, forte e teso, forse sarebbe stata la scelta più azzeccata e magari vincente. Fatto sta che si è quantomeno riaffacciato dalle parti dell'area di rigore avversaria, cosa che non era mai accaduta in questa ripresa. Una ripresa che ha visto il Parma sicuramente più carico, ma siamo ancora al 75esimo, c'è un po' di tempo, lancio in verticale proprio per Vieira in area di rigore, attenzione, uno contro uno, Vieira si libera bene di un avversario e poi mette il pallone in mezzo. Ronaldo Vieira, proprio lui stava per risolverla, poi è stato molto generoso ed era forse anche la cosa giusta da fare, però sbagliata per l'ultimo passaggio. Prova a ripartire il Parma dall'altra parte con Cornelius che ha servito Kuzka, quindi ancora Cornelius, occhio a Cornelius che danza sul pallone e trova il vantaggio del Parma che la ribalta dunque nella ripresa, minuto 79 con un super Cornelius. Strepitoso, strepitoso Cornelius, strepitoso Kulusevski, aveva iniziato un secondo tempo veramente a ritmi strepitosi e giustamente ottiene il vantaggio, devo dire, una ripresa dominata. E ora mi aspetto sicuramente una trazione più offensiva per quanto riguarda la Samp, che ha pochissimo tempo per cercare il pareggio, altrimenti saranno 3 punti al Parma, che ha compiuto questa ottima remontata. Mancano ancora 11 più recupero, però. 11 più recupero, adesso la Samp dovrà inevitabilmente provare a cambiare qualcosa, una beffa vera e propria questo risultato, anche perché vi ricordo la Samp si era portata in vantaggio col gol di Quagliarella e nel primo tempo aveva giocato meglio del Parma, in una partita complessivamente equilibrata, però aveva fatto qualcosa in più fin dai primi minuti, quindi adesso è veramente un risultato che non può piacere a Ronaldo, vedremo se saprà reagire in questo finale. Sì, adesso un cambio sicuramente di strategia da parte della Samp, che dovrà mettere la tattica ultra offensiva probabilmente. È entrato Kurtic per il Parma al posto di Gervinho, anche Grassi al posto di Kuzka, forse per io credo per dare forza, per dare un po' di energia in più in questo finale. Forse sono i giocatori più stanchi fino a questo momento. Ancora Kurtic, che invece è freschissimo, ha un passo dal 3-1, altra deviazione alla fine. Audero si trova il pallone tra le braccia e quindi si salva in maniera davvero clamorosa la formazione blucerchiara, che può provare ad attaccare adesso con Gaston Ramirez che danza sul pallone, riesce a tenerlo vivo. Ekdal, 5 minuti al termine. Colley ancora con la ripartenza blu cerchiata, un po' di pressione da parte di Grassi, il nuovo entrato su di lui, quindi Janto, che vi ricordo è arrivato in finale con Lirola la settimana scorsa nel Player Challenge di 7 giorni fa. Adesso il Parma può gestire questo pallone con Sepe che ha toccato verso Bruno Alves, fa passare il tempo il Parma, 2 minuti al 90esimo, il tocco verso Hernani, la pressione di Gabbiadini, appoggio per Kulusevski che tocca nuovamente, pallone che rimane lì e alla fine ancora il possesso per Grassi che ha aperto verso Kurtic, guadagna qualche metro, ma ormai l'obiettivo del Parma è soprattutto quello di giocare col cronometro, avvicinare il fischio finale. Ci prova ancora con Kurtic, palla in mezzo a cercare Cornelius, messa fuori, vediamo se la Samp ha un'ultima possibilità, ma deve sbrigarsi, vediamo, si gioca? Sì, ma c'è la lettura efficace che di fatto fischia alla fine del match, vince dunque il Parma in rimonta 2-1. Insomma ragazzi, è stata anche bella partita, molto equilibrata, no? Gran bella partita. No, di che è successo? Primo tempo molto bene, poi il ritmo del Parma nella ripresa l'ha messo un po' in difficoltà. Adesso, io, secondo me lui stava studiando un po' come giocavo io e secondo tempo ha
proprio con tutti. Senti, ma col numero 4 che mi sembra bravino, quel numero 4 della Samp, stavi per fare gol, poi hai, sei stato troppo generoso con quel passaggio. Anche quando facevo allenamento, partite, sì. È più facile fare gol così. Certo. Senti, invece Kulusevski, professor Kulusevski, ma lei come si fa a resistere alla tentazione di passare il pallone, cioè di far tirare te stesso? Perché hai fatto l'assist del gol dell'1-1 per Cornelius, voglio dire, sei, riesci a resistere alla tentazione di passarti la palla? L'unica cosa è vincere, poi chi fa gol non c'entra niente. Mamma mia, sei il numero uno, sei proprio il numero uno, parole... freddezza, Qualsiasi allenatore le sottoscriverebbe. Vabbè. Che partita abbiamo adesso, Ivan? Adesso abbiamo Salcedo contro Vieira, Samp Verona. Importante. Quindi Samp Verona, Salcedo contro Vieira, Salcedo 3 punti nel primo match, Italia 3-2 contro il Ciolito. Ronny, sei stanco? No, sei pronto? No. Mi ricordo 4 minuti, ragazzi. Che se Ronny, mi inviti tu. 4 minuti a tempo, sì. 4 minuti a tempo, e vi ricordo la classifica. Puoi evitare tu? Comunque, sono semplicissima. Con in questo momento il Parma e il Verona che sono a quota 3, due vittorie di misura che insomma fanno capire che c'è veramente grande equilibrio. Da questo punto di vista, rispetto a una settimana fa, con tutto l'affetto per ad esempio per il dottor Pisacane, al quale vogliamo bene, anzi, quindi salutamelo. Mi ha scritto. Che dice? Ti ha dato qualche consiglio? No, che consiglio? Mi ha detto, occhio, vai, se vai a divertirti vai, però non mi chiamare mai più, non mi chiamate mai più per giocare alla play. Esatto. Niente, malissimo, no? Sì, insomma, è migliorato in corsa è migliorato. Comunque, se ti dovesse dare dei consigli, magari ci sta guardando, tu prendi i suoi consigli e fai il contrario, perché veramente non è un grande giocatore di FIFA, anche se devo dire che è molto migliorato, ha cominciato malissimo la prima partita, ma invece alla fine, ma anche Petagna, che era l'altro outsider, anche lui aveva cominciato così, poi è cresciuto molto, poi in finale c'è stato, vabbè, lo spettacolo fra Lirola e Janto, veramente clamoroso. Oggi mi sembra, Ivan, che sia tutto molto più equilibrato, no? Sì, decisamente, a differenza della settimana scorsa dove erano due i giocatori, diciamo, sopra la media, sopra gli altri, e oggi mi sembrano tutti più o meno sullo stesso livello, sarà una bella lotta. Ricordiamo sempre che chi vince questo torneo a 4 se la vede con Pollirola nella finalissima, sempre oggi. Che ci starà guardando, sarà lì che prenderà punti, no? Sarà... Ciolito, comunque, ma ti sei piaciuto nella partita contro l'Hellas? Allora, il primo tempo ho dovuto studiare... Io parlo proprio di te, il giocatorino. Ah, io? Però, sul cosa, non ho capito. No, dico, il Simeone giocatore, quello che ha giocato contro Eddie nel primo match, poteva fare di più? Certo, molto di più. Moltissimo. Cosa? Ma il secondo tempo non ho giocato io, ecco perché. È migliorata molto la situazione. Molto migliorata la situazione. Va bene, siamo migliorato, qui. Dai, migliorato. Fai tempo con i riparti. Se rimetti quello del secondo tempo, secondo me vinci pure qualche partita. Siamo pronti con i giocatori per questo terzo match del girone. La partita è importante perché Eddie potrebbe allungare, Ronny ha bisogno di un recupero immediato dopo la sconfitta in rimonta subita dal Parma, insomma sono 3 punti pesantissimi, atmosfera da brividi, tutto può accadere, come sei filosofico, veramente quasi mi commuovi. Kulusevski sta lì sul divano, magna, beve, che te frega, stai in Svezia, tranquillo, puoi uscire, le leggi te lo consento. Beato. Oh, Eddie mette la telecamera giusta, grande. Ok, ci siamo, credo, no? Terzo match di questa fase a gironi, ciao. Vi ricordo, dopo la fase a gironi, le due semifinali, primo contro quarto e secondo contro terzo, poi la finale in partita secca e a quel punto la doppia sfida contro Lirola che ci sta aspettando da ore, da giorni, aspetta questo momento, aspetta di conoscere il suo avversario, il suo rivale per questa sfida fra i due vincitori delle due Player Challenge
questi due sabati consecutivi. Va bene, vai. Siamo pronti? Aspetta, arrivo un attimo. Sto guardando. Vai, tranquillo, tranquillo, vai. Take your time, relax yourself. Tanto stavo dentro casa. Non ricordiamo, Pierre, che è importante anche la differenza reti alla fine. Se dovessero esserci delle squadre a pari punti, si guarda prima lo scontro diretto e poi differenza reti. Fino a questo momento, piccole differenze anche da questo punto di vista, visto che le due partite sono finite di misura 3-2 e 2-1. Tra l'altro, un andamento molto diverso perché nel primo match sembrava poter dilagare Salcedo contro Cholito Simeone 3-0 e poi 3-2. Mentre invece Parma-Samp è stata una partita prima controllata dalla Sampdoria, il gol di Quagliarella per il vantaggio doriano nella parte finale del primo tempo, poi la grande reazione, la grande ripresa del Parma con il 2-1 finale. Quindi ci siete? C'è, un po' di stretching per Salcedo, faccio anch'io un po' di stretching. Ah, un po' di stretching. A-E-I-O-U-Y. Rio Mara, vai, andiamo. Vai, sembra un ballo esotico. Facci sognare, regia, che ci sono queste pause tra una partita e l'altra che durano più o meno più di un'intera quarantena, cioè sono esse stesse la quarantena. Andiamo, vai. Sono filosofico pure io, riesco abbastanza in questo momento. Di qualità. Di qualità, pomeriggio passato, giocare alla PlayStation, scrivere e suonare. Queste sono le tre attività principali, la quarta è il cibo, che è parte della mia vita. Durante la quarantena, ma anche quando non c'era quarantena. Okay. Quello non è cambiato da tu hai qualche minuto. Hai qualche aggancio, ecco. Basta dire Ivan e cominciamo a partire. Allora presentiamola, eccoci qua. Dunque Hellas Verona contro Samp, Salcedo contro Vieira, partita importante con il Verona che cerca conferme dopo la vittoria nel primo match, la Samp che cerca di trovare i primi punti dopo la sconfitta in rimonta contro il Parma. Vediamo come se la caveranno questi due ragazzi che comunque hanno dato prova entrambi di essere molto bravi. Subito che attacca il Verona in possibilità vie centrali. Per vie centrali buona l'uscita da parte del portiere della Samp che riparte subito con Muru. Poi sulla sinistra Ekdal, la sterzata, il tocco al centro per Linetti che prolunga per Quagliarella. Sei bravo, potresti fare anche il telecronista ufficiale. Il sogno... È il tuo sogno. Lo so. Attenzione, palla in mezzo, grande salvataggio. Ha rischiato qui la difesa dell'Hellas. Occhio alla ripartenza, contropiede giallo-blu. Il possesso per Veloso, vediamo se riesce a accelerare. Palla verticale a cercare Salcedo, ancora Salcedo. Può andare nell'uno contro uno, la pressione su di lui da parte di Murillo. Ancora Salcedo che pensa al tocco dentro, poi riapre, palo e poi piazzato. Comodo, comodo, vantaggio Hellas. Ma tutto è nato da una straordinaria discesa di Salcedo sull'out mancino, poi prima il palo a salvare il Doria e poi il gol del vantaggio con Zaccagni. 1-0 Hellas dopo nemmeno 10 minuti. Sì, il Verona che riparte da come ci eravamo lasciati anche nella prima sfida, era partito forte trovando subito il vantaggio anche qui contro la Samp, si parte forte dunque per Salcedo. Ora vedremo se ci sarà la pronta reazione da parte della Samp, che però perde di nuovo il pallone. Allora Veloso prova ad impostare con il mancino, alza questo campanile a cercare Porini. Buono l'aggancio, cade a terra un giocatore della Samp, non c'è fallo secondo il direttore di gara, insiste Porini. Colley in qualche modo chiude ed evita così un brutto pericolo, ma la Samp ha già recuperato, anzi Verona, pardon, si salva Otero in uscita bassa. Qui deve stare attenta la Samp, ha già riconcesso un'altra occasione. Esatto, perché ha concesso il gol dell'1-0 e deve cambiare passo anche mentalmente, anche psicologicamente. Se dovesse perdere questa partita si metterebbe male, sarebbero 0 punti dopo due gare. La prova a reagire adesso con Linetti, è arrivata una buona copertura di Veloso, può uscire Veloso, lo fa molto bene, l'apertura verso Faraoni, quindi l'appoggio su Cumbulla che sbaglia banalmente Gabbiadini, palla dentro ed ecco l'1-1. Ma che errore di Cumbulla, adesso tutto il merito per Gabbiadini e per Linetti, però Cumbulla qui ha sbagliato. Errore imperdonabile per il difensore del Verona che concede una grandissima occasione a Vieira che non sbaglia e fa 1-1 al 17esimo, tutto da rifare per Salcedo. Certo, errori di questo tipo non vengono quasi mai perdonati e la freddezza comunque c'è stata da parte del giocatore della Samp. Adesso qui ancora, attenzione. Vicino al gol del 2-1 il Verona, partita molto bella dopo 20 minuti, già 1-1.
può ancora Salcedo provare a propiziare qualcosa di importante, si salva la difesa blu cerchiata, la ripartenza ancora con Vieira, palla verso Berezinski che può provare a salire a metri, Berezinski palla per Gaston Ramirez, prova a salire ancora Gaston Ramirez, è tornato fuori gioco Gabbiadini ma era partito in posizione irregolare, dunque fuori gioco di rientro e possesso ancora per l'Hellas Verona. Prova ad impostare Amrabat, scarico con Veloso, l'1-2 tra i due centrali di centrocampo del Verona, ancora Amrabat in percussione, verticale per Verre, conclusione da parte di Verre, destro secco, la tocca il portiere Audero ma non riesce a deviarla in calcio d'angolo e di nuovo in vantaggio il Verona, 2-1. Eh sì, con devo dire un atteggiamento giusto, un atteggiamento positivo fin dai primi minuti. E poi insomma c'era stato l'errore di Kumbulla che era veramente costato carissimo. Adesso Verre riporta in vantaggio l'Hellas e dunque si ricomincia con il 2-1 per la formazione giallo-blu e con la Samp che dovrà provare a reagire, perché vi ricordo in caso di sconfitta insomma la situazione si metterebbe male, anche se poi devo dirti che con l'equilibrio che vedo oggi probabilmente anche le semifinali saranno equilibrate, non è che anche prima contro quarta potrebbe essere una partita tutt'altro che scontata, però chiaro che insomma meglio fare punti in classifica piuttosto che starsene di dietro. Linetti riceve il pallone, possibilità per la ripartenza blu cerchiata, Linetti autore del gol del momentaneo pareggio, buona giocata verso Ekdal chiusa perfettamente da Salcedo che può provare ad uscire, è lui che riceve il pallone, ha servito Verre, l'appoggio verso Amrabat, quindi Faraoni, ancora il pallone per Verre, Amrabat, Verre nuovamente, buono il fraseggio giallo-blu, Verre manovra il pallone, ancora il tocco su Borini, palla verticale, Veloso! Ma che giocata meravigliosa dell'Hellas che sale sul 3-1. Davvero strepitoso, Veloso con questo gioco di gambe, con queste finte su finte alla fine per liberarsi, per andare alla conclusione con il destro. Qui lo rivediamo, davvero bravissimo. Poi ha dovuto solo appoggiarla. Sì, devo dire che qui sta venendo fuori forse la bravura di Salcedo. L'avevamo visto anche nella prima partita, molto convincente, almeno per tutto il primo tempo. Poi c'era stata la reazione da parte del Cagliari, però insomma forse Salcedo ha qualcosa in più, lo sta dimostrando. Soprattutto in fase difensiva sta faticando molto la Sampdoria in questa fase. Sì, troppi spazi per vie centrali ho notato per gli ultimi due gol che ha segnato il Verona. Faraoni palla verso Zaccagni, altro tocco in mezzo, a un passo addirittura dal 4-1. Adesso calcio l'angolo, la battuta in mezzo, il colpo di testa, poi riesce ad allontanare Ekdal che va a cercare Gabbiadini, la copertura da parte di Lazovic che insiste, ancora Verre verticalmente su Salcedo ha segnato. Niente, che mi si è bloccata l'immagine, gol no, anche 4-1, chiedo scusa, mi si era bloccata l'immagine, sì. L'abbiamo segnato Borini fra l'altro, sì, mi si era bloccata al momento del tiro di Salcedo, poi il pallone è arrivato nella zona di Borini, classica esultanza col coltello fra i denti, gol del 4-1, adesso si mette veramente male per la Samp. Sì, chiaro messaggio di Eddie Salcedo dunque, che lancia la sua sfida a tutti e forse anche a Polli Rola, vedremo se sarà lui a trionfare, ancora lunga ovviamente, ora avanti di 3 gol al 42esimo può rilassarsi un attimo, ovviamente senza sottovalutare comunque il ritorno di fiamma che potrebbe avere il giocatore blu cerchiato, perché su FIFA tutto può accadere, un po' come nel calcio insomma. Vediamo la reazione dunque se ci sarà, nel frattempo ha già recuperato però il pallone proprio Salcedo che prova ad andare in verticale sulla sinistra per il compagno Borini, da manforte alla manovra offensiva molto lontano dall'area di rigore avversaria, Fabio Borini, poi Lazovic sulla sinistra, rientra sul destro a cercare lo spunto, Verre spalla alla porta, il tocco per Salcedo a rimorchio, conclusione da parte sua, buona risposta da parte del portiere della clamoroso, per il tempo clamoroso dal punto di vista della produzione offensiva, veramente Verona scatenato, 4-1, Samp in balia in questo momento dopo il momentaneo 1-1, ancora a un passo dal gol, a un passo dal 5-1, c'è ancora calcio d'angolo, pronto Veloso sul punto di battuta, palla messa in mezzo, allontanata Gabbiadini, allontanato per la prima volta di testa, la seconda di piede, finisce qui il primo tempo, finisce male, malissimo per Ronaldo Vieira, sotto 4-1, benissimo invece per Eddie Salcedo che con una vittoria allungherebbe a 4-6.
Tra l'altro credo che abbiano lasciato 6 minuti, Pier, perché mi sembra che sia durato parecchio questo primo tempo. Sì. Dobbiamo ricordarlo perché è un fatto anche di tempistica e di regolarità della competizione, anche se qui direi che non c'è molto da aggiungere. C'è un dominio assoluto da parte della formazione giallo-blu, che ha vinto 3-2, vi ricordo, contro il Cagliari, con la rimonta di Simeone nel secondo tempo, che però non è bastata e adesso sta dominando, anche se c'è la possibilità dentro per la Samp con l'anticipo vicino al gol del 2-4, qui la Sampdoria. Buono l'anticipo di testa, Murru, l'apertura verso Murillo, insiste ancora la Sampdoria, palla che diventa buona per Vieira, quindi Berezinski, ancora il tocco verticale, Gaston Ramirez, prova a mettere in mezzo il pallone nella zona di Gabbiadini, la pressione di Günther su di lui, Günther riesce a cavarsela, Amrabat ha già allontanato, palla messa in verticale, Verre, quindi Salcedo che può salire per l'Hellas, sesto minuto della ripresa, Salcedo con la sua corsa davvero straordinaria sull'out mancino, manovra ancora il pallone Salcedo, poi esagera nel cercare un dribbling di troppo e allora buona copertura da parte della formazione blu cerchiata, che ora prova a ripartire con Murillo direttamente dalla sua difesa, poi lo scambio con Colley a sinistra, un po' di spazio per Murru che supera la metà campo, 54 sul cronometro, siamo vicini al decimo della ripresa, qui chiede un po' troppo Vieira e allora di nuovo Salcedo che può impostare con Lazovic sulla sinistra, prolunga per Salcedo, poi Veloso che perde un pallone a centrocampo, occhio al contropiede della Samp con Gaston Ramirez che riceve, al centro c'è Gabbiadini, visto e servito, bravo in chiusura però Salcedo con il centrale di difesa e allora si riparte ancora con Amrabat, poi Veloso con calma, Lazovic a sinistra, giro palla adesso ordinato da parte del Verona che ovviamente è forte dei 3 gol di vantaggio, non ha fretta, Faraoni riceve sulla destra, buono l'aggancio, prolunga in verticale per Zaccaoni, attenzione al centro a cercare il colpo di testa di Amrabat, messo fuori però da parte della difesa blu cerchiata. Sì, perché l'Hellas non rinuncia di tanto in tanto a farsi pericolosa in contropiede, anche se in questo secondo tempo la Samp sta provando a limitare di più i danni e anzi ha provato a costruire anche qualche iniziativa per andare sul 2-4, però poi nelle ripartenze Salcedo è sempre pericoloso. Sì, è davvero molto forte, si sa anche difendere, bisogna dire. Si sa difendere anche la Samp in questo secondo tempo, che sta concedendo sicuramente meno. Ancora non è però riuscito Vieira a rendersi troppo pericoloso. Ci prova ancora con Faraoni, poi Zaccaoni al centro, Verre in area di rigore, Verre fino in fondo. Grande chiusura di Murillo, provvidenziale, che probabilmente vale quanto un gol. E allora contropiede, ancora Samp fermato. Lazovic in copertura, ripartenza per l'Hellas, c'era Salcedo da quelle parti, è stato ignorato. Lazovic adesso serve proprio Salcedo, ancora Salcedo col tacco elegante verso Verri, occhio al momento di Zaccagni, l'apertura su Amrabat, ancora Verre che riceve il pallone. Salcedo cerca il numero, Salcedo che vorrebbe il gol personale e lo meriterebbe anche perché ha messo la sua firma sul gol dell'1-0, sul gol di Borini, se non sbaglio del 3-1, del 4-1, ormai neanche me ne ricordo più. Insomma, ha avuto sicuramente un grande ruolo in questo match Salcedo. Sì, ricorda un po' il San Maximin che abbiamo visto la scorsa settimana. Sì, esatto. Quella qualità lì, quella corsa, quell'accelerazione unita, però una buona qualità anche dal punto di vista tecnico. Occhio a Linetti che prova a salire uno contro uno. Linetti cerca il fondo, palla in mezzo, deviazione. Allontanato Silvestri, prova ad uscire il Verona. Ancora con la ripartenza, adesso Salcedo che ha campo per andare. Sfidato da Berezinski nell'uno contro uno, preferisce temporeggiare, apre verso Borini, ancora Borini, Salcedo nuovamente, sempre Berezinski su di lui, possibilità per uno contro uno, altro appoggio su Verre, il taglio dentro di Borini, Borini, Verre, traversa, si salva il Doria, a un passo dal 5-1 l'Hellas Verona. Che occasione ancora una volta da parte del Verona che insiste con Zaccagni, il tocco ancora per Borini, poi Verre in area di rigore fermato provvidenzialmente dal solito Colley che poi allontana per Ekdal, ancora una grande chance per il Verona, addirittura per andare per la manita, insiste ancora Borini, Zaccagni lanciato in porta, Zaccagni! Questa volta c'è il gol, 5-1 Verona al 77esimo minuto, ha segnato il numero 20. Detto, insomma, in questo secondo tempo sicuramente la Samp meglio anche con qualche iniziativa, un secondo tempo complessivamente equilibrato, però la sensazione che quando vuole attaccare, quando vuole accelerare Salcedo possa sempre rendersi pericoloso, ce l'avevamo già avuta e qui è arrivata la conferma con la rete del 5-1 da parte di Zaccagni. 4 gol di vantaggio dunque per il Verona che a questo punto è a un passo da quota 6. 8 gol fatti, 3 gol subiti in questo momento, anche un'ottima differenza reti. Vedremo
ovviamente adesso la risposta, se ci sarà, la parte di Kulusevski, che vorrà provare la salina, che lui è 4-6, giocherà contro Simeone, tutto questo fra qualche minuto. Adesso il possesso ancora per Salcedo, appoggio su Borini, Salcedo che vuole un po' di gloria personale, se la meriterebbe anche. Salcedo, Salcedo, altro salvataggio, a un passo dal 6-1, poi ancora una possibilità, altro recupero del pallone, alla fine spazza via la formazione blu cerchiata, andare a cercare dietro Quagliarella e Gabbiadini in posizione avanzata, ma arriva una buona copertura, 84esimo in corso, sarà ancora Amrabat, gli fa nel pallone, nuovamente Salcedo, verticalmente su Borini, Borini chiuso al momento del dribbling, ma recupera ancora Amrabat, torna da fuori gioco Salcedo, poi il suggerimento era per lui, letta bene a Berezinski, adesso Colle ha toccato verso Burru, ma Samp a questo punto vuole semplicemente evitare altri guai, si avvicina il momento della doccia, il momento della fine della partita, magari dovrà ragionare sul prossimo match Ronaldo Vieira, perché vorrà prima di tutto evitare l'ultimo posto nel girone e poi continuerà a prendere le misure sugli avversari, visto che poi comunque ci saranno le semifinali. Qui ha avuto la possibilità per il 2-5, colpo di testa però troppo debole, comodo per Silvestri, 89esimo in corso, ancora ripartenza dell'Hellas con Salcedo, al quale mancava soltanto la gioia del gol personale, Borini chiuso, ottimo l'intervento da parte del centrocampo della Samp in questa circostanza, Gaston Ramirez verticalmente su Gabbiadini, fuori gioco, tutto fermo. Pier, comunque non so se si tratta di un passo indietro di Vieira rispetto alla partita precedente oppure se semplicemente Salcedo è veramente forte, dobbiamo prendere merito alla sua giocata. Sarà già una sfida secondo me abbastanza indicativa da questo punto, sì, di vista, ma prima c'è Kulusevski-Simeone, che insomma è un match importante per ridisegnare gli scenari e la critica di questo player challenge, questo team vision player challenge. Allora, Ronaldo, che è successo? Amico mio, troppo forte, eh? Un po' fatica a difendere, però lui è forte, hai capito, Eddie? Sei forte, però ti è mancato il gol personale, cioè il Salcedo che hai guidato ha fatto tutto, assist, pali, occasioni, però il gol non è arrivato. Ci ho provato per tutta la partita, però dai, prima o poi arriverà. Hanno segnato gli altri. Beh, sei più forte tu della realtà o è più forte il tuo giocatore a FIFA? È il più forte il giocatore a FIFA. No, ma non è vero. Ma non buttiamoci giù. Ma non... Comunque quelli di FIFA posso metterci una buona parola, non c'è problema su migliorare. Allora, vedo già Kulusevski che fai? Stretching? Anche no, se... cambio formazione. Gioco come secondo tempo. Ecco la classifica intanto. Anche toccato, dai. Però no, come si fa a mettere 4 minuti? Impostazioni. L'ho già messo. Ah, ok. Chi gioca in casa deve mettere. Okay. Ah, certo. Vabbè, la classifica l'avete vista. Quindi Eddie con due partite a quota 6 punti. Poi ovviamente Kulusevski che ha vinto il primo match 2-1 e che adesso vuole raggiungere in classifica proprio Salcedo a quota 6, ma dovrà vedersela con Simeone che è a quota 0 con Ronaldo. Però vi ricordo che tanto poi ci sono le semifinali, quindi insomma vale ovviamente anche per Ronny, non demoralizzarti perché c'è tutto il tempo per recuperare, anzi io ho anche il sospetto che tu stia facendo il vago e poi in semifinale farai tutto il fenomeno. Bravo, grande mentalità, fra l'altro vedete alle spalle del signor Vieira un'opera che tu hai composto, un quadro che tu hai dipinto, tanto non si vede, di che l'hai fatto tu, quello lì, quel quadro lì? No, non l'ho fatto, magari. poteva essere. Va bene, siamo pronti ragazzi? Siamo pronti, sì, a Cagliari e a Stoccolma? Yes. Vai. Aspetta, metto... Allora, 4 minuti, come la inquadriamo questa sfida, Ivan? Allora, sicuramente anche qui sarà equilibrata, abbiamo visto un Simeone che nella ripresa può fare bene, magari se riesce a giocare così anche nel primo tempo è meglio. Però lo chiamo mio fratello per giocare. Mi raccomando, vi controlliamo, ci abbiamo le gambe, vi controlliamo. Secondo me sarà una partita ricca di gol e sarà molto equilibrata. Un 2-2, un 3-2. Sì, anch'io prevedo grande equilibrio.
Voglio capire se Kulusevski ha definitivamente svoltato con quel cambio di modulo che si è visto alla fine del primo tempo, no? Perché lì ha cambiato completamente la partita contro la Samp, e adesso partirà con lo stesso modulo della ripresa, vedremo cosa avrà la stessa pericolosità offensiva. Si comincia Friendly, eccoci qua. Roma Cagliari, Arena d'Oro, eccoci qua, va bene, siamo pronti, splende il sole. Sì. Primo pallone toccato dunque dal Parma di Kulusevski, che lo perde subito sull'attacco di Simeone, che ringhia e fa capire subito chi vuole comandare. Rog, João Pedro, attenzione alla conclusione da lontano, João Pedro, super gol del Cagliari dopo due minuti, João Pedro sotto l'incrocio, clamoroso, perché veramente, insomma, raramente capita di vedere una partenza così decisa, prima con quel recupero del pallone, quel contrasto così efficace, e poi con questo super gol, Cagliari in vantaggio. Incredibile, dopo appena due minuti, pressing devastante da parte del Ciolo Simeone, del Ciolito Simeone, che aveva subito recuperato il pallone, poi João Pedro non ci ha pensato due volte a calciare a botta sicura, con estrema forza. Attenzione adesso alla reazione da parte del Parma, qui con il colpo di testa tentato da Cornelius, se non erro. Si salva in qualche modo il Cagliari, prova a ripartire con Rajana Ingolan, poi Cigarini, un po' di spazio al centro del campo, Pellegrini, ancora per il numero 8, Simeone, colpo di tacco per João Pedro, ancora l'1-2 con Simeone, Rog, qui si addormenta un po', ma riesce comunque a servire Cigarini, che poi sbaglia il tocco in verticale, occhio al contropiede, Caramò, questa volta scelto titolare, Cornelius, posizione di fuori gioco. Caramò era stato schierato in panchina nella prima sfida, Pier, questa volta titolare. Sì, questa volta titolare e poi comunque schierato in campo con l'atteggiamento, col modulo che sarà visto nel secondo tempo contro la Samp. Adesso di nuovo il Cagliari, che ha già recuperato, di nuovo con il Ciolito Simeone, più o meno a centrocampo. Adesso João Pedro, lanciato ancora in verticale, qui si allunga leggermente il pallone, buona uscita di Jacoponi, che va diritto sul pallone senza fallo. E allora di nuovo il Parma, in verticale sulla destra c'è Darmian, visto e servito dal compagno, Darmian, la sterzata, poi il tocco per Kulusevski che si propone in sovrapposizione, ancora Darmian si libera per la conclusione. Pallone rimane lì e sulla ribattuta sbaglia tutto Cornelius, probabilmente rimessa dal fondo per Cragno, comunque reazione Parma al 15. Molto bravo Cragno, perché Darmian ha tirato veramente a botta sicura alla fine di una bellissima azione, poi Cornelius non aveva la coordinazione necessaria per trovare il gol dell'1-1, però insomma occasione per il Parma, che dimostra di essere in partita nonostante lo svantaggio. 18° minuto, ancora il Parma che è in un buon momento con Cornelius in verticale, prolunga per Hernani, sterzata di Hernani, tocco di ritorno, Cornelius, il pareggio del Parma al 19°, era nell'aria, 1-2 strepitoso nello stretto tra Hernani e Cornelius, e il pareggio c'è da parte di Kulusevski. Mentre fra l'altro, qui io sto controllando anche i social network, i ragazzi, ne approfitto per ricordartelo, chiedono, cioè Luca Zampini, che è tifoso dell'Hellas, che dice fate vedere i replay dei gol per favore, va bene, facciamo dei gol, questo dipende da voi ragazzi, lo so che l'impazienza dopo che avete segnato di rimettervi a giocare è tanta, ma neanche per me quando gioco, quindi praticamente sempre, però insomma se riuscite a ricordatelo, anche perché poi può essere utile per le clip rivedere gli highlights, il replay del 1-1 dunque fra Parma e Cagliari, col Parma che prova adesso a sfruttare il momento psicologicamente favorevole, con Kulusevski che prova ad andare all'apertura, ancora Darmian, chiuso bene la Cepitelli, insiste nuovamente Cornelius, poi buona la lettura difensiva da parte del Cagliari che prova adesso a distendersi in ripartenza, ma ancora il Parma che ha recuperato con Gagliolo, Jacoponi, sale Jacoponi, trova Kulusevski, lo scambio con Cornelius, ancora Kulusevski, palla morbida in mezzo, l'anticipo da parte di Cragno, poi tutto fermo, però buona iniziativa ancora con Kulusevski a dettare legge nel centrocampo del Parma. Kulusevski mi sembra un diesel incredibile, parte sempre un po' lento, poi si risveglia dopo aver subito gol, anche nella prima partita era successo così, questa volta si è svegliato molto prima, bisogna dire. Sì, comunque 29°, adesso con Sepe in possesso di palla, qui si improvvisa un po' Alison Becker, Sepe con i piedi, alla fine scarico dalle parti di Darmian che poi lascia ad Hernani la fase di impostazione, lunetta di centrocampo, qui pallone sventagliato a sinistra, c'è stato un tocco però da parte di un giocatore del Cagliari, rimessa laterale, già battuta, Hernani,
sulla tre quarti, prolunga per Kulusevski, spalla alla porta, si gira a cercare con un'apertura incredibile Darmian, posizione regolare in mezzo Darmian per Kulusevski, oh! Che azione del Parma, 2-1 al 33esimo. Azione fantastica, fraseggio perfetto, qui rivediamo un gran cross in mezzo e poi scelta di tempo impeccabile. Ma il filtrante da sinistra a destra, Pier, è veramente strepitoso. Sì, poi vediamo, non possiamo togliere i meriti di Kulusevski, capisci? Pensa che il libido deve essere per un giocatore vero giocare con se stesso e segnare, cioè fare in modo che lui stesso segni, è una cosa fantastica, è incredibile. Pensa pure quello che gioca e magari ha fatto la telecronaca del videogioco, ma pensa che libidine che deve essere, però qui c'è un piccolo particolare che uno si manda pure a quel paese, cioè io mi insulto, come ben sapete. È vero, ti puoi insultare da solo. Sì, ampiamente, mi insulto tanto. Attenzione, altra occasione per il Parma, un passo dal 3-1, grande lettura difensiva col pallone che viene messo in calcio all'angolo, ancora una volta Kulusevski protagonista. Parma che, esattamente come era successo contro la Samp, ha ribaltato la situazione dal 0-1 a 2-1. Adesso altra opportunità con la deviazione decisiva e nuovo calcio d'angolo sempre per il Parma, dunque in zona d'attacco, 2-1 al 40esimo di questo primo tempo, occhio alla battuta in mezzo, colpo di testa, altra occasione, adesso il Parma è in controllo della situazione. Sì, totalmente incontenibile, sta soffrendo molto Simeone in questa fase finale di primo tempo, deve resistere, deve cercare di non subire un altro gol e poi magari sfruttare la ripresa come aveva fatto nella partita precedente, dove si era riacceso notevolmente. Adesso occhio però ancora a Kučka, Kulusevski ancora per Kučka, il tocco per Cornelius, tutto solo Cornelius, colpo di tacco per Caramò che poi si addormenta al momento della conclusione, Cragno salva tutto, che occasione fallita, occhio però forse all'ultima occasione sarà per il Cagliari, João Pedro, la sterzata, arriva anche Nainggolan a dare una mano, João Pedro perde l'attimo, bravissimo Bruno Alves. E allora forse l'ultima occasione è per il Parma, lo scadere dei due di recupero, non ci può arrivare Gervinho, rimessa laterale per il Cagliari. Tra l'altro posso dire, stavo dando un'occhiata ai vari profili Twitter delle società, e voglio fare i complimenti che stanno seguendo tutti con grande attenzione, il profilo dell'Hellas sta dando i risultati delle partite, quello della Samp con le dichiarazioni di Ronaldo, ovviamente quello del Parma che segue anche lui con grande attenzione, e stesso discorso per quanto riguarda il Cagliari. Un saluto agli amici degli uffici di comunicazione delle società, insomma, non è come il calcio vero, è inutile che ci prendiamo in giro, non è esattamente come la bellezza del calcio vero, però ci fa compagnia e comunque ci regala grandi emozioni con questi quattro ragazzi fantastici, per cui siamo tutti qui a divertirci in questo sabato pomeriggio di quarantena dentro casa, sperando di tornare a vedervi e a mirarvi sul campo vero. Tanto per FIFA ci giochiamo sempre, non è che non ci giochiamo, pure se si può uscire di casa io ci gioco comunque. Prova la ripartenza il Parma, e dopo aver cominciato male con quell'inizio veramente shock, il gol dopo due minuti del Cagliari, adesso sembra aver preso le misure, c'è la grande possibilità col tocco dentro per il 3-1, comodo, alla fine Cornelius si è trovato il più facile dei palloni da spingere in rete, questa è l'azione proprio perfetta, no? Azione perfetta, e come aveva detto proprio Kulusevski all'inizio, nel pre-partita, l'importante è vincere, non come si segna. Lui qui è andato sul sicuro, non ha rischiato la conclusione con Caramo, ha preferito il passaggio al centro per poi andare a colpire con la porta spalancata. Direi che ha fatto bene. 3-1, adesso è sempre più dura per Simeone, anche se c'è quasi tutto il secondo tempo. Comunque sì, è bellissima la cosa che dicevi tu degli account social delle squadre che stanno postando come fosse una partita vera, insomma. Esatto, più o meno come se fosse una partita, diciamo, di calcio. Dimostrazione comunque che credono anche nel progetto eSports, per noi appassionati è comunque una bella cosa. Traversa clamorosa a un passo dal 3-2, ma sai, gli sport adesso, io sono un giocatore amatoriale ovviamente, insomma, così da tempo libero e da quarantena, però insomma sono oggettivamente tu sai che ci sono tanti calciatori anche a livello singolo, ma anche all'estero, tanti cantanti sportivi, anche Michael Jordan, Gullit, che hanno investito in questo settore creando dei loro team proprio, addirittura sì, no, il cantante Drake, famosissimo in tutto il mondo. Sì, assolutamente, io penso che insomma sia, non so dirti se è il futuro, perché poi è chiaro che il futuro è sempre il calcio nello specifico, certo. però che gli sport abbiano una grande, secondo me possono andare avanti in modo parallelo e coesistere ed unire ancora di più, assolutamente, anche perché poi questo vale secondo me per tante situazioni, quando si crea
fai un effetto anche di fidelizzazione qui, certo. Chiaramente immagino che i tifosi del Parma siano tifando Parma, quelli del Cagliari giustamente stanno tifando per Simeone, poi alla fine c'è comunque quell'effetto tifo che è sano, che è bello, che parte ovviamente dell'identità, dell'appartenenza dei singoli tifosi e che si trasferisce dal campo d'erba a quello elettronico. Cambio, è entrato Grassi al posto di Kučka nel Parma, che avanti 3-1, 57esimo, qualche istante fa il Cagliari a un passo dal gol del 2-3, buono il recupero del pallone, ancora João Pedro che insiste, João Pedro chiuso nell'uno contro uno, ottimo intervento di Jacoponi, ripartenza per il Parma con Hernani verticalmente su Inglese lì fallo. Sì, intervento palloso, calcio di punizione già battuto, Grassi ha ricevuto questo pallone, vede un buon corridoio per Hernani che sbaglia al momento del tocco verticale, ma è bravo a recuperare il pallone, ancora Inglese in fondo, Inglese a un passo 4-1 in Parma. Sì, qui forte del vantaggio di 3-1, ha preferito andare alla conclusione in modo solitario quando ci poteva stare anche il passaggio, però sul 3-1 se lo può permettere, fossimo stati sull'1-1 secondo me l'avrebbe passata in mezzo Kulusevski. Avrebbe mandato al sodo in quella circostanza. Darmian riceve un buon pallone, attacca ancora il Parma che prova a verticalizzare, nuovamente Hernani, c'è una voragine per Inglese che riapre su Kulusevski, Kulusevski si allunga un po' il pallone, qui poteva gestirla meglio. Sì, adesso diciamo che sta giocando con meno pressioni sicuramente il Parma, ripeto, con due gol di vantaggio si sta permettendo anche qualche errore di troppo. Però deve stare attento, il Parma, deve fare occasione. Viene chiuso adesso Simeone nel tentativo di ripartenza, intervento provvidenziale della difesa giallo-blu, però insomma non può rischiare più di tanto. Occhio al cross in mezzo, a cercare un colpo di testa che non arriva, riesce a cavarsi la difesa del Parma, ancora Kulusevski con la ripartenza, ha ricevuto Hernani, Kulusevski, palla buona per Inglese, Kulusevski ancora, Inglese, vanno avanti in parallelo, attacca 4 contro 4 il Parma, ancora Kulusevski, l'appoggio intelligente verso Kurtic, si coordina, palla dentro, deviazione, arriva al 4-1. Azione meravigliosa del Parma, finalizzata proprio da Kulusevski. Azione magistrale, sì, davvero un giropalla notevole da parte del Parma con Kulusevski che poi stacca in modo vincente. Qui poteva andare addirittura per la conclusione, invece ha preferito il cross con l'arrivo della torre. Se l'è passata, giustamente. Se l'è passata, voleva far segnare Kulusevski. Era anche la scelta più giusta adesso, a parte tutto, era la scelta ideale. Possesso per il Cagliari con Cacciatore, 4-1 forse un po' pesante onestamente per il Cagliari, però è una sottolineatura della grande partita, soprattutto della grande reazione da parte di Kulusevski. Tra l'altro due partite, due rimonte per Kulusevski, non è un caso forse, perché anche nel forte c'è l'aspetto mentale che è importantissimo, il fatto di non staccare la spina, di non mollare, di giocare per tutti i 90 minuti, e qui magari sono 8, ma di giocare con la stessa intensità. Intanto penso invece sia un caso che all'ultima partita della fase a gironi prima avremmo Simeone contro Vieira, però poi ci sarà Salcedo contro Kulusevski, Pier. Sembrano i due favoriti, ecco. Sì, una sorta di piena anticipata e poi sarà utile ovviamente per posizionarsi nelle due semifinali. In questo momento tu che dici? Fra i due outsider, fra Ronaldo e Simeone? Chi è meglio evitare? Chi può creare qualche problema in più? Secondo me forse qualcosina in più Simeone, devo essere sincero, almeno per quello che abbiamo visto io avrei detto Ronaldo, queste due partite. Però in effetti non è che sicuramente di FIFA ci capisci più di me, questo non c'è dubbio. Quindi mi fido di te, come direbbe il signore che si chiama Lorenzo di nome e che Rubini di cognome. Prova a salire Hernani, palla verso Grassi, quindi Inglese, Parma ormai in controllo assoluto della partita, avanti 4-1, ancora Hernani verso Kulusevski che ha giocato una partita straordinaria, sia quello che sta manovrando il joypad sia quello che vediamo in campo con la maglia del Parma. Dall'altra parte però attenzione a João Pedro che vuole almeno regalare il 2-4, buona l'apertura, altro appoggio, bello, giocata benissimo, bravissimo, sì, bravo qui Giovanni, bravo, bravissimo, bella azione da parte di Giovanni Simeone che non ha avuto fretta di andare alla conclusione, con molta freddezza anche l'ultimo passaggio, devo dire, è stato bravo. Perché lì, dammi qualche consiglio, lì è importantissimo, cioè comunque riuscire a alzare la testa all'ultimo, vedere sempre c'è il compagno. Esatto, i tocchi corti, il giro palla fino alla fine sono importantissimi qui, soprattutto su questo FIFA. Come abbiamo detto, i tiri da fuori non sono molto efficaci, spesso e volentieri. Meno male, posso dirlo, io sono anche...
ho sempre giocato molto palla a terra, quindi mi piace molto dirti questo tipo di interpretazione del gioco di quest'anno, che c'era pure gli anni scorsi, però quest'anno forse sì. È ancora più, no? Sì, quest'anno è veramente fondamentale, si denota particolarmente. Ormai siamo arrivati alla conclusione, comunque, Pier, di questa sfida. 4-2 per il Parma. Vittoria del Parma, bravo Simeone a trovare il gol del 2-4 nel finale per rendere meno amaro il passivo, però la vittoria è giallo-blu, anche qui in rimonta, dopo aver subito il gol dell'1-0 all'inizio. Un grande Kulusevski, anche doppietta, vero? Dejan? Sì. Come, ti sei piaciuto? Sì, no, ha fatto bene il mio giocatore. Si è svegliato. Sì, Hai di scherzo. Ma ti assomiglia o sei più bello tu? Sono più bello io, spero. Anche un po' più caldo, diciamo, un po' più umano rispetto a quello, esatto, che vediamo alla play. Esatto. Giovanni, come va? Insomma, dai, non manca io sto molto. Male, io sto male, malissimo. Dai, adesso... il problema non è l'attacco, il problema è la difesa, mi sa. Allora. Anche io. Però adesso avete potenzialmente la partita giusta per rompere il ghiaccio, perché adesso giocano Ronaldo Vieira e Giovanni Simeone, non so chi gioca in casa, vi ricordo i 4 minuti da impostare, siamo pronti per questa sfida tra Samp e Cagliari, che vale il terzo posto nel girone, e quindi insomma, innanzitutto vi evitate il cucchiaio di legno, come direbbero i rugbyisti, diciamo l'onta dell'ultimo posto, e poi a quel punto andare a giocare la semifinale contro il secondo, quindi quello che perderà la sfida subito successiva fra Salcedo e Kulusevski, che fino a questo momento sono stati i due migliori. Anche se devo dire che rispetto a una settimana fa, ribadisco, dopo due giornate, Ivan, quello che dicevo prima, cioè mi sembra che ci sia un bel livellamento qui, eh? Poi sì, le gerarchie sono chiare, cioè, al momento meglio Salcedo e Kulusevski sicuramente. Cambio però... maglia, vediamo se la maglia, non lo so. Vengono cara la pelle. Andiamo con la quella è decisiva, eh? Quella è decisiva. Dale, Gio! Che dale, Gio, mi chiedo a matare. Che maglia dei Cagliari ti piace di più? Quella... Bianca bella. La bianca ti piace di più? Ah, ok. No, ovviamente la principale è bellissima. Sì, no, ma io però... sono d'accordo con te, pure a me piace più la bianca. Poi però la bianca è molto bella. Poi ho visto quella dell'edizione limitata, no? Sì. Tra l'altro questa è una settimana, salutiamo... Esatto, salutiamo gli amici della Sardegna, settimana del centenario, settimana dei 50 anni. Come faccio a cambiare 4 minuti? Come si fa a cambiare 4 minuti? Chiede adesso chi gioca in casa lo deve fare nelle impostazioni di lui. Chi gioca in casa? Io. Ok, metti 4 minuti. Non mi riesci. Metti 4 minuti, qualità. Dejan, mi vedi tu la prossima? Sì, Fra. Bella, sì. Bella, Fra. Io, massimo rispetto. Io, mi piace, mi schello subito anch'io. Bella, bella Ivan, bella Ivan, Pierre. Bella Yo. Bro, bella frate, no. Bella frate. Tra l'altro c'ho una voglia di giocare con voi, perché adesso, cioè, io sto sempre così, cioè, non è che cambiano niente, siamo sempre così, con l'Arsenal. Giustamente. Pierpardo, Arsenal, faccio rotare 82, faccio rotare quel numerino lì vicino, faccio rotare quel numerino 8-2, buono 8-2, Io non so giocare, penso di sì. 8-2 è la mia reputazione in questa stagione. 8-2 su 100, no? Sì, ma è il mio rating come il allenatore. Il tuo rating come allenatore? Vabbè, dai, buono. Per ora ho vinto solo la Carabao. 5 sarebbe meglio. Sì, ho capito, ragazzi. Però voglio dire, adesso è il... guardate, faccio vedere. Siamo tecnicamente al 19 marzo... del 2031, eccoci, 19 marzo del 2031, si vede, quindi voglio dire, è ancora la stagione tutta da fare, e quindi siamo in nei quarti di finale di Coppa d'Inghilterra, abbiamo vinto la Coppa di Lega, siamo quarti in classifica, ma con una partita da recuperare, secondo me vinciamo pure il campionato, siamo a meno 7 dal Chelsea, ma con la partita in meno. A che difficoltà giochi, Pierre, quella leggenda? No, al quinto di 6, come si chiama? Credo classe sia... mondiale. Classe mondiale. Classe mondiale. Penso di sì. No, leggenda è quella più forte.
Leggenda è la più forte, no? Alla no, c'è ancora uno più forte. No, ce n'è una più forte di Leggenda quest'anno. C'è ancora uno più forte. Leggenda. Gioca la penultima, al secondo livello più difficile. Va bene, si comincia. È iniziata. È una partita importante, perché è una partita innanzitutto che consegnerà il terzo e quarto posto nel girone. E poi, secondo me, è una partita che può essere utile anche dal punto di vista psicologico, nel senso che chi dovesse vincerla, e l'abbiamo visto anche la settimana scorsa, insomma, qua si impara di partita in partita, no, Ivan? Beh sì, esatto, come hai detto tu, settimana scorsa, esempio Pisacane, la prima partita era un po' confuso, tra virgolette, poi andando avanti era migliorato tantissimo. E così anche gli altri, insomma, possono assolutamente imparare e migliorare dai loro errori. Adesso attenzione subito alla Samp sull'out di sinistra con il solito Quagliarella che alza questo pallone a cercare Manolo Gabbiadini, la sponda per Jankto che prova la conclusione dai 25 metri, Cragno in tuffo plastico blocca senza eccessivi problemi, primo squillo della Samp un po' forzata forse, come dicevamo, le conclusioni sì. Lì da fuori, però comunque sì, perché è difficile segnare da fuori, veramente ci vuole proprio che il portiere si addormenti o cose simili, oppure ci vuole un livello anche del giocatore molto molto alto, no? Sì, poi dipende anche sì dalle statistiche del giocatore. Da fuori sicuramente un Eusebio può far male, l'avevamo visto la settimana scorsa in foot, Eusebio anche da fuori riusciva a segnare, o anche un Neymar a giro a volte. Comunque adesso prova il Cagliari con Nandes che perde però il pallone sull'attacco di Murru che prova a prolungare per Ekdal che con calma ricomincia da Murillo, poi Audero che apre tutto a destra da Bereceschi, Gaston Ramirez sulla linea centrale del campo sempre spostato sulla destra ovviamente a scambiare con Vieira, buono il passaggio in verticale per Gabbiadini che si libera tra le linee avversarie, cross in mezzo a cercare Quagliarella, grande anticipo. Sì, bella idea, molto improvvisa. C'è stata però l'ottima chiusura da parte della difesa blu cerchiata. Attenzione adesso alla Cagliari con Simeone in area di rigore. Simeone, posizione regolare, 1-0 per il Cagliari. Gol del vantaggio, grande scelta di tempo. Servito sul filo del fuorigioco, avevo un mezzo dubbio, ma in realtà è tutto regolare. E poi bravissimo nella gestione del pallone, nel portarselo sul destro, proteggerlo col corpo e trovare il gol del vantaggio. Dunque, vantaggio il Cagliari 1-0 contro la Samp e in questo momento dunque se finisse così ci sarebbe Cagliari terzo e Samp quarta. Vi ricordo che poi ovviamente tutto può essere ribaltato perché poi c'è il voto nostro, no? Sai come il format sui ristoranti e sugli alberghi, sì, no? Sì. Può essere ribaltato dal fatto che poi ci sono le semifinali e quindi ci sarà prima contro quarta, seconda contro terza e però si ricomincia da 0-0. Però, diamo anche il golden buzz a qualcuno. Esatto. 1-0, 1-0 comunque per il Cagliari e la Samp adesso deve provare a reggire. Io ti ci vedrei un sacco come giudice di un talent comunque. Seriamente. Adesso vediamo. Qua continuano. Magari ho spoilerato. No. Non c'è assolutamente nulla che ho detto che non c'è il talent solo, stai a casa. FIFA, praticamente. C'è solo esatto. FIFA e la tastiera, poi dopo vi suona un brano se volete. Prova a ripartire la Samp, sotto 1-0 quando siamo al 24esimo minuto di questo primo tempo, mentre intanto arriva il tweet del Parma Calcio che sottolinea l'ottimo avvio di Kulusevski in questa Player Challenge con tanto di hashtag Forza Parma waiting for Team Vision, tutto nel Team Vision ovviamente, tutto il necessario perché davvero è fantastico insomma il calore col quale tutte le società e anche i tifosi stanno seguendo questa giornata qui su Team Vision. 1-0 per il Cagliari che prova ancora la ripartenza, ancora una volta in contropiede con la velocità dei propri uomini, Cigarini d'apertura, Rog, pallone molto interessante, buono il lavoro, l'appoggio verso Nainggolan, nuovamente Cigarini, altro tocco, João Pedro, ha servito nuovamente il compagno, Nainggolan verticalmente, João Pedro cercava di ritagliarsi lo spazio per la conclusione, altra apertura verso Rog, tocco dentro, 2-0. Bellissimo. 2-0, ottima scelta di tempo, gran palla di Rog in mezzo, gran palla di Rog in mezzo. Eh sì, prima avevamo parlato, sai, quando c'era stata la scelta del cross alto nella partita precedente, meglio forse un cross basso, qui il cross basso ha fatto vedere tutta la sua superiorità rispetto a un cross alto, soprattutto su questo FIFA.
Bello l'inserimento comunque alla Pippo Inzaghi, oserei dire. Cigarini ha fatto un gol da attaccante, l'opportunista vero. Ero concentrato molto sul cross perché veramente era favoloso. 2-0 dunque per il Cagliari. Arriva il cartellino giallo per Cigarini, intanto, come ci mostra la grafica, quando siamo al 33° minuto del primo tempo. Qui Ronaldo deve provare un po' a svegliarsi, a svegliare il Doria. Ci prova in questo momento con l'avanzata da parte di Gabbiadini, ancora Gabbiadini, fino in fondo Gabbiadini, vuole andarsene in fondo, palla in mezzo, grande idea, colpo di testa, gol! La riapre di garra, di voglia, la Samp, con una grande iniziativa da parte di Gabbiadini, che ha fatto tutto benissimo, poi il colpo di testa di Castor Ramirez per il 2-1. Sì, curiosa, forse fondamentale, diciamo, la mezza uscita bozzata da Cragno, che è stato un po' indeciso lì, non è uscito dalla sua area piccola, e di fatto il colpo di testa lo ha scavalcato, è rimasto un po' a metà strada. Assolutamente 2-1 dunque per il Cagliari dopo 38 minuti, ma adesso la Samp è in un buon momento, adesso a disposizione questo calcio d'angolo, occhio alla battuta, palla dentro a cercare la deviazione, ha provato a coordinarsi Quagliarella, prova ad uscire adesso Cigarini col tocco verticale verso Rogge, buona giocata subito su Joao Pedro che allunga su Simeone, grande azione Simeone di fisico, Simeone fino in fondo, grande intervento di Audero che chiude la porta, poi vediamo cosa succede. Sì, perché nel momento nel quale stava calciando c'è stato un intervento su di lui, Joao Pedro sul dischetto, guardare l'eleganza di Simeone che ecco. Ha segnato il rigore. Però si è visto, no? Che non è, no? Sì. È visto che non è esattamente, no? Che non passa la sua vita con FIFA. No, certo. Vienimi in soccorso. Però fa tirato bene. Bene, Joao Pedro è comunque rigorista, dai. Quindi ci sta. No, ma soprattutto la grande nobiltà d'animo di Giovanni Simeone, che non si è designato per battere il rigore, non ha cambiato il tiratore. È vero, è stato molto professional, ha mantenuto la gerarchia di squadra vera. Anche se il rigore se l'era procurato lui, che l'intervento era proprio ai danni dell'attaccante del Cagliari. 3-1, nel momento in cui la Samp sembrava vicina al pareggio, invece il Cagliari ha allungato nuovamente ed è avanti di due gol, ma non molla ancora, adesso con Ianto e il Doria. Ianto 1-1, palla dentro, secondo palo, non una cattiva idea, colpo di testa con un equilibrio però un po' precario. Provato Quagliarella, palla che è finita sul fondo, si attende adesso il segnale di chiusura di questa prima frazione, 2 minuti di recupero, 3-1 per il Cagliari che è in controllo della situazione. Prova Cigarini, ha aperto nella zona di Pellegrini, ancora Cigarini, altro appoggio, Nainggolan, lo scambio Cigarini, nuovamente Nainggolan che riapre, Simeone chiuso al momento dell'ingresso in area di rigore e finisce il primo tempo 3-1, risultato giusto? Risultato direi giusto, sì Pier, direi giusto, perché Simeone ha attaccato con insistenza, è stato più incisivo sotto diversi punti di vista e più cinico anche, le occasioni che ha avuto le ha sfruttate, poi anche un po' di fortuna sul discorso del rigore, ovviamente, piccola ingenuità della Samp, ha subito anche un gol sfortunato con un piccolo errore del portiere, quindi ci sta, diciamo, il 3-1. Vediamo se ci sarà la reazione da parte della Samp, che prova a partire forte in questo avvio, ma non riesce a concretizzare con questo passaggio verticale. Dunque si ricomincia da Cragno, che va lontano a cercare proprio Simeone di testa, anticipato. Allora Jankto, che prolunga di testa per Ekdal, poi Quagliarella, che gira per Gabbiadini, ancora per Fabio Quagliarella, il tocco di ritorno, Jankto! 3-2, la riapre al quinto, Jankto! Che bella giocata, veramente bellissima. Sì, un 1-2 velocissimo da parte di Vieira, che dunque la riapre subito. Partita molto molto interessante, che sembrava diretta verso il binario di Simeone, e invece si smentisce subito la Sampdoria, che la riapre. Ma insomma l'equilibrio è abbastanza una costante oggi, devo dire, rispetto a una settimana fa, quando abbiamo visto delle partite... Sì, 6-0, 5-0, 5-1. 3-2, però il Cagliari insiste, calcio d'angolo, occhio alla battuta, colpo di testa, pallone che termina sul fondo. Ce ne sarà un altro, sì, perché l'ultimo a toccare sarà un giocatore della Samp, battuta da parte di Cigarini, che va a cercare Simeone dentro, buon intervento di Audero, insiste ancora il Cagliari con Nandez.
altra apertura sempre verso Cicarini, cross morbido col mancino in mezzo, palla deviata ma non definitivamente, poi colpo di testa che finisce alto, ha colpito di cresta qui in angolare. Sì, ha preso un effetto strano, proprio dettato dal vento, probabilmente colpito con la cresta dal ninja. Insiste adesso il Cagliari che vuole rimettersi in, a distanza di sicurezza. Nandes, il cross basso per Simeone sul secondo palo, dimenticato dagli avversari, ed è 4-2 per il Cagliari. Bellissimo il filtrante da destra verso sinistra a tagliare tutta la difesa. Gran gol del Cagliari. È una grande festa ovviamente dei giocatori del Cagliari, li vediamo, grande, questo è proprio un gol alla Simeone, eh? Opportunismo, tecnica, tempismo sotto porta, bravissimo. E adesso vediamo se ci sarà ancora una nuova reazione in questa partita che non smette di regalare emozioni. Jankto sulla sinistra, finisce giù, qui un brutto intervento da parte di Gabbiadini che forse si prenderà anche un cartellino giallo, forse no. Fatto sta che siamo con un calcio di punizione, la posizione interessante per Quagliarella che batte corto all'indietro per Vieira che forse prende la mira per la conclusione, si attarda però a farlo e allora riparte il Cagliari con João Pedro che fa salire la squadra, adesso attende l'arrivo di Simeone a rimorchio, un colpo di tacco per il Ciolito, poi lancio in profondità a cercare lo scatto di Nainggolan, buona chiusura di Murillo che poi però sbaglia il tocco e serve João Pedro, Simeone ancora, colpo di tacco, Nainggolan ancora, Simeone, il pallone in mezzo, Nandes si gira, 5-2, tutto buono? No, fuori gioco. Il dubbio ce l'avevo onestamente. Il dubbio ce l'avevo su quel primo passaggio, era qualche centimetro oltre, però insomma Cagliari è un passo dal 5-2, Cagliari che continua a essere molto pericoloso, anche se la Samp non ha mollato, la sensazione è che la partita possa ancora offrirci molto, partita molto divertente quando siamo arrivati al minuto 65. Eh sì, Cagliari sempre avanti, in controllo, adesso spera di chiuderla, Nainggolan, la giocata in mezzo verso Simeone, che ha avuto grandi meriti, non ultimo quello del gol del 4-2, oh. Qui... si addormenta clamorosamente la difesa blu cerchiata e il Cagliari a un passo dal 5-2 senza approfittarne, metà esatta della ripresa, Cagliari vicinissimo al terzo posto e consentirebbe dunque di giocare la semifinale contro la seconda, la squadra che perderà il prossimo match, quello clou fino a questo momento, la super partita che ci attende fra i due a punteggio pieno, Salcedo e Kulusevski, una sorta di finale anticipata. Vi ricordo che alla fine di questa giornata il vincitore di questo Player Challenge di oggi affronterà in partita doppia Lirola, intanto 5-2. Vabbè, direi che con questo colpo di testa si chiude tutto, no? Ancora ci direi proprio di sì, al 71esimo, 3 gol di vantaggio per il Cagliari. Ancora con João Pedro, super ispirato in questo torneo. E si conferma che tu ci capisci molto più di me perché hai puntato in questo match sul... Adesso ti chiederò su chi punti nel prossimo. Il prossimo è più pensaci, duro. Pensaci un minuto, così ti fai un'idea. In questo match, insomma, Simeone si sta mostrando certamente superiore al proprio rivale, anche se non è ancora finita. Quagliarella, altro pallone per Ekdal! 5-3! La riapre, attenzione, 74esimo, la riapre. Eh sì, è qui il kick-off sfruttato alla grande dal giocatore della Samp che non molla ancora una volta e dimostra di avere 9 vite come un gatto. E dunque ancora sotto di 2, però ancora 15 minuti virtuali. Adesso recupera il pallone con Jankto che si lancia in percussione, un po' di spazio per il 14, lo scarico su Ekdal. Ancora che prolunga, Quagliarella in area di rigore, il tocco, Gabbiadini prende la mira e si immola un difensore, ma non è finito.